Buonasera a tutti. Buonasera. Ben ritrovati. Uh. Già, vi si già siete tutti pronti. Stasera, come avete visto, finalmente siamo riusciti um, a fare la diretta. Diciamo che per il momento c'è potenzialmente riusciremo a fare la diretta su Mario Biondo, visto che nelle scorse settimane con qualche impedimento, qualche news da dare sull'altro fronte, diciamo abbiamo sempre rimandato. Vi chiediamo scusa per questo, però stasera cercheremo un attimino di confrontarci con voi su questo caso. Eh, inutile girarci intorno che ultimamente è stato collegato ormai al famosissimo eh, M-Team che stasera ci terrà in particolar modo a tenere da parte, vi spiegherò perché. Eh, ci sarà un breve accenno perché purtroppo in questa lunga ultima parentesi mh, diciamo sono stati accostati al caso ma spero che questo non accada mai più è una diretta molto molto importante e anche una responsabilità perché guarda caso senza neanche farla apposta cioè domani cadrebbe eh, il decimo anniversario della morte di Mario perché era il 30 maggio del 2013 e quindi Diciamo, è solo una casualità, ma vi racconteremo questa storia, come va raccontata. E do il benvenuto a tutti quelli che ci seguono per la prima volta. Diciamo nel nostro format nativo, no? nato, Crime Dors è nato fondamentalmente per raccontarvi storie, crimini anche dal punto di vista tecnico. E ovviamente avremo sempre un confronto, come è stato anche in diretta un pochino più leggere. E questo non mancherà mai, quindi la chat è fondamentale, anche le domande sono fondamentali, eh, purché siano sempre eh, esternazioni di, di rispetto, no? fondamentalmente. È chiaro che ognuno di noi può avere un'idea diversa su varie vicende, soprattutto su vicende delicate come quella di Mario Bondo che ha lasciato ampio spazio no? a interpretazioni personali, opinioni, stasera le vedremo. e, e quindi... Intanto, benvenuti a tutti. Allora, intanto io volevo ringraziarvi per le congratulazioni, sicuramente vi vengono da Facebook perché sapete che ieri ho conseguito il Master in Scienze Forensi, insomma, quello che ti dovrebbe dare il titolo da criminologo, però sono solo all'inizio del mio percorso di studi e grazie. All'Uopo è una battuta di spirito perché oggi non intendiamo parlare del, del caso dell'M-Gate, dell'M-Team Gate. Però, insomma, ho voluto fare un tributo. Giovanni, neanche se ne è accorto che io stasera sono Monica all'Uopo. No, l'avevo visto, però perché ah, c'è stato un piccolo, un piccolo incidente che mi ha un attimino impressionato. Grazie. Noi che siamo contenti questa sera di poter parlare di questo caso, anche se vi, vi dico che. Sembrava che non ce la facessimo neanche stasera perché Giovanni è andato in crash il PC, io sono molto raffreddata, ma insomma siamo qui e vogliamo un po' analizzare il caso e lo faremo sempre nel pieno rispetto sia della, di Mario che non c'è più sia anche della famiglia che comunque vive un grande dolore di cui insomma nessuno può mettere in dubbio al di là dei modi e di tutte le chiacchiere che si possono fare. Eh, è chiaro che mh, gran parte di noi empatizzano più per chi effettivamente ha perso un figlio, come in questo caso. Eh, però vogliamo raccontarvi il fatto per arrivare un po' a quello che è l'evento che si aspetta. No? Questa, mh, questo speciale su Netflix se uscirà. Qual è la versione diciamo alternativa a quello che noi abbiamo sempre saputo in Italia eh, per bocca della famiglia di Mario? e anche stasera vi spiegherò anche perché sappiamo solo questo e um, il focus dovrebbe essere quello che um, ragazzi nessuno di noi quel 30 maggio del 2013 si trovava in casa con Mario Biondo e, purtroppo um, le indagini sono state eh, molto carenti per dire quasi inesistenti e quindi insomma Credo che purtroppo la morte di questo ragazzo, al di là che uno si possa convincere di una tesi o dell'altra, una certezza su ciò che è successo non, non ce la restituirà mai. E quindi insomma, quello che dispia non dispiace, quello che un po' è disturbante in tutta questa storia, è che ci sia sempre questa narrazione, non dalla famiglia che è assolutamente giustificata, no, perché cioè, loro parlano di figlio, ma anche di tanti professionisti in vari, nei vari settori che si sì, avvicendano ra uh, a raccontare questa storia non raccontando bugie, semplicemente omettendo mezze verità, perché che sono poi alla base di quello che porterebbe anche eh, in auge la, la teoria del suicidio, che ad oggi è l'unica realtà che abbiamo. Vi spiegheremo anche la storia dell'archiviazione. Insomma, cercheremo di fare un recap sempre partendo dal presupposto che io credo che sia, si possa ipotizzare che purtroppo Mario si sia suicidato o comunque sia stato vittima di un incidente, questo non posso saperlo. E diciamo, noi non vogliamo convincere nessuno, vogliamo spiegarvi semplicemente perché arriviamo a pensare questo al di là di M Team. E, 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 perché, e perché credere in questo non, non fa di noi delle persone brutte e cattive? Ecco, non so se Giovanni sposi il mio, il mio, il mio dire in questo momento, però insomma... perché comunque affronteremo la vicenda dall'inizio, anche per chi non conosce, eh, diciamo, tutta la storia, faremo un brevissimo briefing su quello che è successo nel 2013, quindi riusciamo a rimettere i punti nell'ordine e... Mh, Cercheremo di confrontarci anche un attimino con voi, non cercando di modificare ovviamente il vostro pensiero, perché come ha detto Monica, la verità in tasca non ce l'ha nessuno. Chiedo profondo rispetto perché immagino anche che questa diretta possa essere vista dai sì, sì. familiari di Mario e io ovviamente stasera ci tengo a rispettare questo ragazzo, non per una forma di cortesia uh, diciamo costretta ma perché davvero mi sento di difendere la sua posizione quindi toccherò anche dei temi molto molto delicati perché ci sono elementi poi scientifici a supporto che vanno a scardinare un pochino quello che si è detto e mh, vi faccio già delle anticipazioni ovviamente per mh, fare questa diretta sono andata a riguardare parecchie no? delle cose successe in questi anni e non vi nascondo che mh, diciamo col senno di poi dopo tutto quello che è accaduto delle perplessità ce le ho, quindi qualche parolina spesa in maniera molto diretta per qualcun altro ce l'ho, perché ci sono stati comunque gli atteggiamenti, comportamenti da parte dei soggetti coinvolti in questa storia che analizzeremo con crudezza, con pienezza delle, diciamo, nostre facoltà mentali, senza andare a scavare in uh, teorie troppo fantasiose, e quindi noi vi aspettiamo giusto tra un minuto e ricominceremo a raccontarvi la storia di Mario a ah, tra poco E eccoci, buonasera. Ciao a tutti i nuovi abbonati, ci scrivono. Chi ci raggiunge per la prima volta, sì, abbiamo la sigla, diciamo, abbiamo un, un nostro marchio. Finalmente siamo riusciti a farlo, quindi Ciao entriamo nel vivo. Il nostro Kraindorz andrà in profondità e ricapitolo un attimo in tre secondi che mh, andremo ad approfondire quella storia per quello che è mh, concesso voglio fare subito una precisazione oh. io mh, il fascicolo e gli atti di Mario in maniera approfondita non li conosco mi sono esatto. fatto un'idea, ve lo dico fuori dai denti, perché Roberta mia amica, Roberta ha avuto modo di studiare approfonditamente il fascicolo ed era una storia che mi interessava e abbiamo avuto un largo confronto su quella che è la storia di Mario. Quindi io ci tengo sempre a precisare e non fare le chiacchiere. La mia documentazione ovviamente è fatta da quello che ho seguito negli anni con molto interesse, con il confronto, ma maniera scrupolosa, nel senso che ho cercato di seguire tutto di questa storia. Sicuramente mi sarò perso qualche pezzetto e di cose diciamo poco chiare, quelle che mi sono rimaste un pochino lì appese, io neanche le citerò perché l'importante è avere dei punti chiave, no? Dei punti fissi dai quali partire e ragionare insieme proprio uh, partendo da quello Voglio che è detto quella che, sera, no? come è stato ritrovato fondamentalmente. Per lungo tempo anch'io ho pensato che il suicidio fosse da escludere poi comunque sono emersi eh, degli altri dati tra cui anche le autopsie e quindi insomma, a quel punto fai un attimo, diciamo, rie riemetti insieme tutti gli ingredienti e, e capisci che effettivamente potrebbe anche secondo me starci il, il la teoria del suicidio. Quello che, di cui io sono fermamente convinta e mi dispiace dirlo, ma lo dico perché eh, credo che a un certo punto ehm, bisognerebbe anche eh, trovare un modo per, eh, anche se non ci sarà mai, ragazzi, perché la famiglia non si arrenderà mai, però ci sono sempre professionisti che li spingono a cercare oltre. Io, da eh, giurista, credo che davanti a tre autopsie che confermano il suicidio si possono fare tutte le indagini del mondo ma anche se si dovesse trovare un sospettato non, non ci sarà mai la possibilità di portarlo in giudizio e accollargli un omicidio per quello dico che secondo me la questione andrebbe un attimo chiusa, però è chiaro che questo lo dico io, lo dico ai miei colleghi, lo dico alle altre persone ma alla famiglia è chiaro che insomma non, non sono nessuno per spiegarlo e finché troveranno persone che l'appoggiano in questa battaglia, è chiaro che loro andranno avanti come probabilmente farebbero molti, molti di noi, di voi, forse io no, però insomma, quello rimane un mio, mio pensiero. Ricapitoliamo la storia. Allora, Mario Biondo, eh, come diceva Giovanni, eh, domani saranno dieci anni che non c'è più, è un giovane ragazzo palermitano di trent'anni che fa il cameraman e lui ha questa storia bellissima che anche per quello appassiona molto eh, il pubblico perché questo bellissimo ragazzo che parte dal basso perché ha comunque una famiglia umile nel senso dignitosa però non eh, ricca o comunque eh, non è diciamo l'imprenditore del momento va in, in Honduras mi pare fosse come cameraman per girare la versione spagnola, anche quella italiana, dei eh, Naufraghi, come si chiama? L'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi, e ha questo colpo di fulmine con questa eh, conduttrice spagnola, che in quel momento era molto in auge, molto famosa, più grande di lui, di dieci anni. E hanno questo colpo di fulmine, questo amore diciamo, consumato nel brevissimo che fa molto discutere anche i giornali spagnoli perché loro la vedono come un, um, una favola al contrario, no? lei è la principessa che si prende il ragazzo di origine umili in verità, Già lì io direi che sarà stata anche principessa, sarà stata anche eh, famosa, però Mario era un ragazzo di dieci anni più giovane di lei, anche molto bello, quindi insomma ci voleva un po' di improvvisazione per vederci questa storia, insomma. Cioè, io credo che fosse veramente un bel ragazzo, insomma, che, eh, con questo fascino mediterraneo, quindi insomma non credo che. Mh, si possa narrare questa storia da, non so, il, la principessa, il brutto natroccolo. Comunque, anche perché lavorava, insomma, faceva il cameraman, poteva anche diventare un regista, insomma, non era proprio il garzone del, del bar. Esatto. Però vi dico che, nulla togliendo ai garzoni del bar, eh, precisiamolo, però anche questa narrazione che voleva vedere lei, diciamo... Mi sembra forzata, ecco, perché effettivamente, insomma, un ragazzo più piccolo, bello, eh, che lavora, mh, mi sembra che fosse abbastanza legittimo. Comunque, vivono questa storia con molta passione, vanno subito a vivere insieme, si sposano dopo poco e, diciamo, mantengono questi rapporti anche con la famiglia, mh, vengono qui forse altre due volte, una volta dopo il matrimonio. E anche la presenza di Raquel, per quanto eh, fosse dieci anni più, più grande di lui, eh, viene diciamo, presa bene dai, dai genitori, così raccontano, perché comunque li vedono veramente molto innamorati e quindi questo per loro basta. Cosa succede? racconta la famiglia. A dicembre del 2012 eh, questa coppia arriva in Italia a Palermo per venire a trovare i genitori di, di Mario. E lì si accorgono che comunque questi due giovani sposini hanno questa litigata eh, in cui lei si chiude in bagno, lui insomma le parla in spagnolo, quindi la mamma non capisce bene di cosa parlino. Lui in questo era molto riservato, e anche lì queste sono le dichiarazioni fatte dalla signora Santina. Non sono diciamo agli atti, però sono le ricostruzioni che si prendono le varie trasmissioni. Da una parte c'è questa narrazione in cui c'è questo rapporto. Molto intimo con la mamma, con la sorella, con la famiglia che ci sta e ci crediamo. Dall'altra parte c'è anche una narrazione che ti dicono: Era riservato in questo perché vi faccio questa precisazione? Perché, comunque, per quanto puoi eh, pensare di conoscere benissimo tuo figlio, tuo ma chiunque, ci saranno sempre quegli aspetti della vita che magari terrà più riservati per sé. Quindi teniamo a mente questa cosa. Andando avanti con questa narrazione. Cosa succede? Quella purtroppo è l'ultima volta che la famiglia Biondo rivede Mario perché riceveranno ehm, questa uh, telefonata al 30 di maggio in cui scopriranno che il figlio fondamentalmente si è tolto la vita. Cosa succede? Che... che questo insomma è un fulmino a ciel sereno per la famiglia Biondo, ma lo sarebbe stato per tutti, anche perché loro comunque. Ehm, avevano questa diciamo, visione d'insieme in cui c'era questo ragazzo che in quel momento aveva, aveva 30 anni, mi pare qualcuno sì. chiede, sì 30 anni, aveva questa eh, professione che stava andando avanti, aveva dei progetti per fare dei suoi programmi. E lo, lo sentivano molto spesso i genitori aveva in programma di farli venire a luglio a Madrid per rivederli aveva in programma di fare questa vacanza per festeggiare l'anno di matrimonio quindi insomma tutti eh, aspetti che non ti fanno depor, eh, deporre per mh, la possibilità che si sia tolto la vita e quindi chiaramente la famiglia vola a Madrid e eh, No, i genitori no, non avevano notato questo cambiamento. Tutto quello che scoprono lo scoprono dopo, qualcuno mi chiede. Volano a Madrid e già lì cominciano ad avere un po'. Eh, a vedere delle cose un po' strane. L'accesso al telefono di Mario che mh, aveva fatto l'ultimo accesso alle 5, mi pare, quando l'autopsia la, parlava di un, di un orario di morte diverso. Però ragazzi sono tutte eh, piccoli dettagli che probabilmente hanno rielaborato loro dopo perché voi immaginatevi sul momento cioè eh, stai pensando grazie ciao Edalf che sei qui con noi e benvenuto seguite anche White Alf ciao. che ci sta dando una grossa mano ma penso che molti di voi lo seguono già oggi so che hanno fatto una bellissima live in cui hanno parlato con un assicuratore io non sono riuscita a vederla ma sono stata informata passo passo. Eh, e quindi, dicevamo, eh, la famiglia poi rielabora tutti questi piccoli particolari, in special modo gli orari in cui Raquel trova questo ragazzo morto, neanche la posizione, perché loro all'inizio neanche sanno bene quello che è successo. E, mh, il fatto che comunque la, la mamma di Mario trova questo foglio vicino al computer eh, con su scritto un link di cui poi non si scoprirà mai l'origine eh, però eh, Raquel quando lo vede si innervosisce e racconta che mh, eh, io no puta quindi era qualcosa mh, la narrazione è quella che Mario probabilmente facesse delle ricerche sulla moglie lei gli strappa questo foglio e finisce lì, eh, celebrano forse, non so se hanno celebrato anche i funerali a Madrid, comunque li vengono a celebrare a Palermo e fin lì tutto bene, nel senso che mh, eh, fanno questo funerale molto sentito, lei piange e sembra anche molto sincera, però lei da subito parla di incidente e questa cosa sta un po' strana. Andiamo al primo punto per cui io ho iniziato a dubitare un po' delle, della versione o comunque del narrato che eh, molte trasmissioni facevano. Perché il problema, ragazzi, non posso è. Posso fare un, un attimo punto. una precisazione, sì. Monica. Cioè, nel senso sì, che in, in Spagna un qualcosa definibile o assimilabile a un'indagine non è stata mai fatta. Sì, fondamentalmente. Cioè, fondamentalmente tutte le ricostruzioni di cui parlava Monica, dove la famiglia si è dovuta arrangiare, no? È perché sì, sì. in Spagna. Hanno archiviato, ma mi viene anche, diciamo, di peso parlare di archiviazione quando poi fondamentalmente, fondamentalmente non è stato fatto nulla, c'è cioè il medico esatto. che ha fatto questa ispezione cadaverica, e quindi basta, archiviato, mi sa che già il mese di luglio, quindi scarso un mese, perché poi 30 maggio non è sì, marzo, sì. è finito maggio, si sa, in giugno nel giro di altri 30 giorni, ma scarso 40 giorni, ma... Si arriva ormai alla chiusura di questo caso. Quindi un'indagine Spagna non è stata fatta. Tra l'altro è paradossale perché, rispetto a noi, mi so, rispetto a noi no? che davanti a un suicidio non facciamo l'autopsia, in Spagna, questa sorta di autopsia, anche se poi scopriremo dopo, non l'hanno fatta come avrebbero dovuto farla, ehm, decidono di fare autopsia. Però non sigillano diciamo, il luogo del ritrovamento, non fanno altri reperti, che è un po' strano perché se fai un'autopsia per capire se, se c'è stato un crimine dovresti quantomeno isolare la scena del crimine e fare dei rilievi, cosa che non è stata fatta. Comunque, dicevamo. Faccio questa premessa perché eh, dicevo poco fa, prima che Giovanni mi, vi, vi raccontasse questa cosa, che tra l'altro è utile perché comunque è, è una premessa. Forse che avremmo dove, dovuto fare all'inizio. Perché, ragazzi, se noi stiamo ancora qua a parlarne è perché in Spagna non hanno saputo fare il loro lavoro e lo dico proprio in maniera molto palese. Lo diciamo in ne, due, quindi non sei stupido. Ma nel senso, sia a favore della famiglia che ha perso un ragazzo. Ma anche a favore della, della compagna, della moglie, perché se adesso lei si trova ad essere, diciamo, a, al centro di questa bufera, e anche perché se ci fosse stata un'indagine fatta bene, potevano anche non rassegnarsi la famiglia, però c'è cioè, chi bisognava alzare le mani, no? Quindi fare delle buone indagini, lo diciamo sempre, l'abbiamo detto sempre per ogni caso, non è solo a favore della vittima e della famiglia delle vittime, ma anche dell'indagato che si troverà sempre questa, diciamo, spada di Damocle che pende sulla testa col sospetto eh, per tutta la vita. Detto ciò, torniamo a, diciamo, la prima cosa che mi ha lasciato perplessa quando ho deciso di approfondire questa storia. E ripeto, questo non è un Problema relativo al racconto della famiglia Biondo perché quella è la famiglia della vittima, e quindi è chiaro che intanto racconta quello che, ehm, che sa, ma dall'altra parte un giornalista, un, un, chi dovrebbe fa questi casi, dovrebbe comunque fare un check delle notizie. Cosa succede? Raquel parla di sia alla famiglia quando si trova a Palermo di un incidente, lo dice anche nel suo discorso. Di questo incidente lei fondamentalmente non sa come raccontarlo alla famiglia, no? Parla di una tecnica di relax per dormire, parla di eh, questa, diciamo, eh, no, ab abbiamo appena iniziato Kierkegaard, scusatemi, parla di questa, diciamo, eh, questo gioco erotico parla di assunzione di cocaina o di disperazione per via del fatto che non potevano avere figli, anzi lui, se, anche se poi si scoprirà che era anche lei, insomma comincia a dare delle versioni di questa storia ai genitori che chiaramente assorbono questa cosa. Qual è la narrazione che va avanti? Che la storia del gioco erotico la tira fuori Raquel. E questa è la versione che probabilmente tutti voi fino a oggi dicono, però... La verità è che noi non lo sappiamo se effettivamente l'ha tirata fuori Rachel. È vero che a Rachel l'ha detta eh, ai genitori di Mario, l'ha detto Rachel. Però è anche vero e adesso io ve lo faccio vedere perché mi sono andata a cercare gli articoli, no? Vi faccio vedere. Vabbè. Vediamo se Scusatemi. Ok. Vi faccio io vedere un articolo, la ce la sto facendo, un articolo di. Ah, non si vede. Allora, io conservo intanto tutte le interessantissime okay. domande che state facendo, dopo vi rispondiamo. Sì, eh. cioè, non allora, questo è un articolo di un giornale, Palermo Today, che esce proprio il giorno in cui si celebrano i eh, funerali di Mario Biondo. L'articolo scrive che in Spagna i giornali riportano questa storia del gioco erotico. Quindi lo dicono i giornali spagnoli. Ora, potremmo anche pensare che Raquel, prima di, mentre era con la famiglia, che aveva il marito morto nella bara da accompagnare a Palermo, abbia avuto il tempo di fare questa telefonata ai giornali e dire questa storia. Io, sinceramente, non lo credo. Ora che la famiglia Biondo dica, noi l'abbiamo saputo da Raquel, è una verità. Ma che questa storia non sia venuta fuori da Raquel, ma che sia stato un rumor dei giornali, e poi chiediamoci per quale motivo, eh, cioè, è un fatto. E quindi queste sono quelle piccole cose che mi hanno lasciato un pochino perplessa, perché ritengo che la ricerca della verità passi per tutte le verità, non solo quelle che... Mh, diciamo ci fanno comodo, ma ripeto, che lo faccia la famiglia, non c'è nulla di strano, che però ci sia questa sorta di mh, non voler vedere le cose perché si porta avanti una, una versione della storia non mi piace. Detto ciò, ragazzi, la signora Biondo dice spesso che il suicidio, cioè la morte per suicidio auto per asfissia auterotica. non sta scritta da nessuna parte ed è verissimo. E non ci sono assolutamente, sì, signora benvenuta, signora Biondo, lo stavo per dire, no, lo stavo per dire, è vero che non, non sta scritto da nessuna parte. Perché, come lo provi? Un suicidio autoerotico questa potrebbe tranquillamente essere anche una speculazione dei giornali per una chiacchiera venuta lì oppure anche perché posso dire una cosa esatto. sul punto in maniera molto diretta, no? Se queste cose sono venute fuori e sono false, Io mi ricordo un aneddoto: siamo tutti adulti e vaccinati, quindi ve lo dico: che furono ritrovati, ma sempre a detta della Raquel, pure nel cestino dei fazzoletti sporchi con il liquido seminale. Che non aveva senso, però, eh, perché se li no, nel cestino. No, ma poi posso dire una cosa, ve lo dico proprio da maschietto: una volta che tu hai soddisfatto le tue voglie, ti passa anche la voglia di fare e provare ulteriori fantasie, no? Esatto. Queste, questi giochi si provano in uno stato di eccitazione massima dove devi continuare a massimizzare il piacere che avevi. Se tu già sei arrivato all'apice di quel piacere, perché si riflette nell'eiaculazione, diciamolo chiaro. Esatto. Non vai a fare il gioco erotico post, ecco perché, secondo me, poi non sei in piedi, poi, ritornando anche alla teoria che di storie ne sono venute fuori altre. Io personalmente ho una. Però quello che volevo milione, dire no? io. E dopo eh c'è no, arriveremo detto, sulla Signora tell. Biondo, l'ho detto prima delle tre sì. versioni, forse l'è arrivata adesso. Ho detto proprio che ha dato tre versioni. Però quello che voglio dire è: noi non sappiamo se questa storia del, uh, del gioco erotico ve l'ha detta perché se l'è inventata lei o ve l'ha detta perché era una delle versioni riportate dal giornale spagnolo. Con questo io, signora, visto che lei è qui, eh, non. Uh... Non voglio assolutamente assolvere eh, la, la, la Sanchez Silva. Voglio, perché se c'è tutto questo clamore anche sopra di lei, credo che sia anche lei diciamo, responsabile per questo. Io non credo che sia diciamo, responsabile dell'omicidio di Mario, però non posso neanche assolvere il fatto che per proteggere te stessa lasci nel dubbio tutto questo, e quindi, se poi ci sono tanti dubbi, anche. Mh, sì signora, questo lo dice lei che ha dato informazioni alla stampa, io l'ho detta come premessa, ho detto potrebbe anche essere che ha fatto una chiamata, però mi permetta, a me sembra un po' strano perché l'ho vista molto sofferente, ora fa la presentatrice, non l'attrice, quindi per me diciamo quella è la cosa, però io l'ho detta come, come cosa. Detto ciò, andiamo avanti nella, nella narrazione. Guardando però e... anche, per esempio, altri giornalisti spagnoli che pensano che comunque abbiano avuto modo di parlare con questa Raquel, lei fondamentalmente sembra aver dipinto Mario come una persona molto problematica che aveva un passato e forse anche un presente scandito dall'utilizzo quotidiano quasi di no, droghe. No non è, non è proprio così Giovanni. Questo no sto dicendo i giornalisti ah. che hanno detto cioè ah, non, sì. non è perché ho sentito le interviste okay. proprio in spagnolo che bene o male è una lingua che ho massicato in passato, ho studiato e capivo e loro più di uno testimoniava che queste esternazioni eh, fossero venute fondamentalmente da Raquel. Un'intervista di Raquel direttamente con i giornalisti io non l'ho vista, però mi faceva un po' strano che tutti quanti avessero però, questa questione. Io l'ho letta all'ordinanza del GIP, io questa cosa non, non l'ho letta, quindi insomma eh, se vuoi magari la vuole mostrare, però eh, io questa informazione non, eh, non, non ce l'ho, che, che il GIP ha scritto che la moglie doveva essere indagata, non mi pare di averlo letto, in ogni caso che lei potesse dare delle informazioni per carità però insomma noi ci arriviamo perché le volevo dire che non, non sta non se lei immagina che stiamo facendo questa cosa per difendere Raquel si sbaglia noi esatto. vogliamo solo cercare diciamo di spiegare il motivo per cui noi siamo critici davanti a questa cosa ma la nostra opinione conta meno di zero perché l'ha detto Giovanni all'inizio noi non abbiamo letto gli atti del fascicolo non le abbiamo letti noi, non le hanno letti tanti altri che hanno trattato del caso, quindi, insomma, non facciamo nulla di male. Intercettazioni ah, che avrebbero dovuto fare queste cose, sì, è vero, ma sì. su questo guardi, signora Biondo, siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo su questo eh? che avrebbero dovuto fare tutte queste indagini, ma dell'indagine indagata proprio come soggetto, non mi pare di averlo letto. Comunque, torniamo alla narrazione, sono contenta che lei sia qui. E cosa succede? E I rapporti con uh, Rachel si interrompono praticamente subito. Sembra quasi che lei mh, non avesse, avesse proprio la voglia di interromperli immediatamente. Mm, signora, eh, anche la Bugamelli parlava del nulla che non aveva letti i fascicoli, però lei ci ha andato e ha raccontato la sua versione. Dico, io sono contenta che lei sia qui. Del suo caso hanno parlato tutti, tutti. E nessuno ha letto i fascicoli, quindi insomma, mh, noi non abbiamo diciamo, il dovere di leggere il fascicolo. Ho letto l'ordinanza del GIP e ho seguito quello che lei dice, quindi cioè, io mi baso sulle sue parole e le do la fiducia. Poi esprimo delle opinioni, però ripeto, mh, ci lasci finire di parlare. Però delle inchieste, signora Santina, se posso signora, dirle. Lo dice, lo, io lo, io sì, signora Santina, io le sto dicendo che lei ha ragione che doveva essere indagata. <ride> esatto. Sto Forse dobbiamo seguire la fare... live dall'inizio perché abbiamo fatto una premessa che una premessa il nostro scopo oggi qui è proprio ripulire la figura di suo figlio che in questi anni è stata sporcata perché volevamo proprio parlare del caso, portare gli elementi scientifici, spiegare esatto. la questione della cocaina, del test del capello, esatto. le analisi tossicologiche che cosa hanno detto. Quindi la nostra posizione tendenzialmente se proprio... dobbiamo buttarla così è in suo favore, perché lo dico. Per me Rachel è una bugiarda e dopo vi dirò perché, perché ha mentito. I motivi per i quali ha mentito possono essere molteplici È di bugiarda ora che io non penso siano collegati ad un omicidio, ma per un altro tipo di situazione. Però non è uh, questa la situazione. Tanti altri, come diceva Monica, hanno parlato del caso. Voglio dire, persone che hanno avuto il mano il suo fascicolo di cretinate fuori ne hanno tirate ben peggio. Noi senza fascicolo penso che non arriveremo a fare quel tipo di danno, visto che le in invenzioni sul esatto. caso ne sono state fatte, e quel danno purtroppo è difficile da ripulire perché ad oggi, anche se una persona volesse sostenere l'omicidio, lo, accostando alla teoria dell'omicidio l'M-Team, se ne guarda bene perché, ovviamente, anche se ci potesse essere anche un solo spiraglio no? di andarla a dimostrare, nonostante le difficoltà già rilevate da Aiello, no? Perché comunque è passato tantissimo tempo, le indagini in Spagna non sono state fatte, il solo accostare omicidio fa ritornare alla mente questo M team che ha fatto danni, da quindi sarà una strada anche lunga e tortuosa, mi dispiace. Esatto. Noi oggi volevamo raccontare innanzitutto al caso ai giovani ragazzi esatto. di Twitch che magari non, conoscono, non conoscono bene la casistica. Come abbiamo fatto sempre riportiamo i punti salienti, non ci serve conoscere il dettaglio del fascicolo perché diciamo i punti che giovano alla storia fondamentalmente sono quelli che avete raccontato anche voi alle varie esatto. state alle TV giornalistiche e riprendiamo semplicemente quelli con l'obiettivo di andare semplicemente a spiegare quello che è successo. Esatto. E nonostante lo dico anche fuori dai denti, magari qualcuno si è perso qualche puntata tra me e lei e il soccostamento del mio team. io oggi qui vengo a cuor leggero: non per affossare il caso di suo figlio, ma per riportarlo sotto ad una luce ben diversa e dare giustizia a questo ragazzo, perché secondo me di chiacchiere se sono fatte troppe, esatto. e dietro c'è qualche altra cosa. Premessa un attimino scientifica, poi ripasso la, na, la parola a Monica. Faccio un attimo una parte criminalistica in mm. generale. Un suicidio va indagato al pari di un omicidio, in alcuni casi, ok? Questo è un protocollo che noi attuiamo, un'idea che io ho, io, che io, quindi se dovesse mai capitarmi in generale un caso di presunto suicidio, io andrei a fare tutte le analisi del caso, no? Quindi che cosa succede? Quando parleremo di omicidio, quando ci sarà magari qualche elemento in più, se lei ce lo vorrà fornire, visto che l'abbiamo confessato che di fascicoli non ne certo. abbiamo, ma io ad ora non ho degli elementi, sì. E ritornando alla tesi, ovviamente se uno va a fare delle ricostruzioni, no? si parla, dice l'impossibile, che una persona si suicidi, questo lo dico in generale, eh? non su Mario eh, ovviamente. Eh. Si suicidi perché in quel momento attraverso un periodo felice, non ha esser nato dei malesseri, dico che... Non sempre tutte le persone che poi hanno attuato uh, questo gesto estremo. Arriviamo signora, facciamo dei... anche vedere l'ordinanza, non si preoccupi, ci arrivi tanto l'avete mostrata voi, poi la mostriamo l'ordinanza, non si preoccupi. Posso riprendere Giovanni così sì, vai, avanti vai. perché molti non conoscono la storia. Quindi cosa succede? Sì, infatti, però non, non vi preoccupate. Cosa succede? La famiglia, chiaramente mette insieme tutti queste, questi aspetti che non tornano e vorrebbe comunque delle indagini anche in Spagna. In Spagna trovano, insomma, questo muro alzato anche da Raquel e quindi si rivolgono alla procura a Palermo. Cosa succede? Intanto i rapporti con Raquel si, diciamo, interrompono anche in maniera molto brusca. Ci sono due versioni della storia. Io protendo per, per la... la per la storia raccontata dalla signora Biondo, no? Perché a un certo punto Racella, addirittura, le chiede i soldi per eh, acquistare i materiali di Mario per il funerale. Dico dalle nostre parti è una cafonata, però insomma, anche se io esprimo, diciamo, questo parere, ragazzi, questo non fa di una persona un assassino, è giusto? Ok. Però è anche vero che poi i rapporti diventano veramente molto tesi quando Raquel decide di andare comunque in vacanza dopo, non acquistare ma vendere. Sì, li voleva vendere li, e allora il papà dice li, li compro io, insomma, quindi fondamentalmente li voleva vendere anche alla famiglia. Poi quando ha capito di aver fatto una supercazzola decide di rinunciare all'eredità, insomma, però il suo comportamento secondo me è inqualificabile dall'inizio. Cosa succede poi? Che decide di andare comunque in vacanza dopo un mese, un mese e qualche giorno dalla morte di Mario, una vacanza che aveva prenotato, sostiene per farsi, diciamo, per riprendersi. E fin lì, ragazzi, oggi forse è una, una notizia che potrebbe anche essere presa, diciamo, in maniera molto più tranquilla perché non c'è bisogno di essere Rachelle Sanchez-Silva perché oggi la gente si risposa dopo sei mesi, quindi insomma il lutto si vive in maniera differente. Però capisco che per una famiglia vedere una cosa del genere, fosse stato mio fratello, probabilmente mi sarei incazzata anch'io. Perché tra l'altro non è che va solo in vacanza, posta anche foto sui social, e insomma questa cosa vi fa perdere un po' il nome della ragione anche a loro. E ci può anche stare. C'è da dire che però Rachel è una donna dello spettacolo che a settembre doveva comunque tornare ad andare a lavorare, quindi mh, farsi vedere a piangere, insomma a sparire dalle scene per il suo lavoro, insomma non sarebbe stato ehm, corretto. Questo rimane una uh, considerazione di tipo etico, di tipo morale, ognuno può avere la sua idea, ma non sposta. Sicuramente che alla famiglia non abbia fatto piacere e che si siano molto arrabbiati, lo possiamo comprendere tutto, tutti. Cosa succede, però? Che nel frattempo c'è questa storia delle indagini. Raquel ci mette una pietra sopra. Per lei Mario è morto perché ha avuto un incidente, che tipo di incidente non si capisce, perché poi alla fine lei si trincera dietro un silenzio di cui non parlerà mai più, e la famiglia si ritrova qui da sola, che all'inizio neanche ci credevano in tanti, cioè insomma cerca di far aprire l'indagine, noi della morte di Mario abbiamo visto qualche giornale, però l'attenzione mediatica non arriva immediatamente, quindi la famiglia Biondo per farsi dare considerazione anche dalla procura e da tutto quanto ci impiega un po', Enrico, ho visto un passaggio in nell'intervista del papà di Mario che dice: Cioè, abbiamo dovuto convincere la gente che non si trattasse di un suicidio, perché comunque sì, nel momento siamo tutti vicini, poi a un certo punto non frega granché. Questo per due motivi, soprattutto perché io all'inizio ho detto: Noi conosciamo la storia raccontata dalla famiglia Biondo, ma non è che la conosciamo perché la famiglia Biondo omette, eh, diciamo, la verità. Conosciamo solo la loro versione perché la, la Spagna indagini non ne hanno fatto. Quindi, noi conosciamo quella che è la loro versione sulla base del fascicolo che hanno, la controparte non ha mai rilasciato dichiarazioni vere e proprie, e si è trincerata in questo silenzio. La Spagna, tra l'altro, è stata molto riluttante a fornire supporto alla Procura di Palermo e quindi, insomma. L'indagine eh, parte benissimo perché il PM dell'epoca, il dottor Ferraro, vola in Spagna, fa quella, diciamo, con eh, l'arrogatorio inter internazionale, sente praticamente Raquel, eh, le litigate le avrete viste sul servizio delle Iene, eh, sente il cugino, mi pare, la domestica. Insomma, emergono una serie di contraddizioni su, diciamo, il ritrovamento, l'orario e anche, diciamo, l'alibi comunque di Raquel che traballano non poco e quindi, diciamo, tornano tutti in Italia con un cauto ottimismo perché, cioè, l'indagine Raquel praticamente si mostra anche abbastanza arrestia nei confronti cioè ha proprio un atteggiamento di spocchia terribile però anche lì c'è un'analisi di una criminologa che è stata al servizio di Discovery Channel dice sì è vero, lei dice queste cose adesso mi ricordo Flaminia Bolzanne. mi pare si chiami dice lei dice queste sì, cose una criminologa però che si chiama esatto questo. può anche essere che lo dica per proteggere se stesso se stessa vabbè ok e comunque non è rispetto né per tuo marito né per la sua famiglia perché comunque non è che stavi parlando davanti alle televisioni, stavi parlando davanti a un giudice, quindi comunque, insomma, non è che per forza doveva esserci le telecamere e quello che tu dicevi in quel momento doveva essere raccontato sui giornali. Lei, insomma, non racconta molto. C'è questo fatto del computer di Mario Manomesso in cui mancano tanti giga di foto, video quant'altro. Ecco, questa viene vista come. Ci viene costruita un po' sopra una storia, chissà cosa, però realmente ragazzi potevano anche esserci cose intime, cose anche afferenti alla loro sessualità che eh, ha, fatto mo ha fatto togliere. Quindi insomma, ah, io farei un, assolutamente... bella, fare un eh. bel fermo immagine, Monica, diciamo, su sì. questo momento qui, nel senso, cioè parliamone un attimino in maniera più distesa e calma, no? Perché fondamentalmente esatto. anche volendo sposare la tesi del suicidio. Il motivo di questo suicidio, secondo me, si racchiude proprio in quello che tu stai raccontando in questo preciso momento, ad un qualcosa che è, è successo nella coppia, magari è quasi esatto. scoperta che ha fatto Mario, esatto. perché comunque le future indagini hanno rilevato che lui faceva delle ricerche sì. sulla moglie, con, accostandole delle parole mh, tipo porno, dei filmini, forse aveva scoperto qualcosa. O semplicemente per gelosia aveva eh, fatto questo? A me pare di ricordare addirittura su una questione, perché poi un altro dei mh, degli scenari aperti era che ci fosse qualche mh, pareggio di conti da parte di questi spacciatori perché faceva uso di sostanze mm -hmm. e quant'altro. Che cosa è successo? In pratica, questa cosa adesso chiariamo eh, eh, sì, era, perché prendendo il computer di Mario si sono accorti che c'era un diciamo una copia del cellulare di Raquel ok? Da lì io mi ricordo che ho cominciato a tirubare un pochino di questa donna perché lei negava il legame di questo tizio che sarebbe stato poi un eventuale spacciatore, cioè in pratica quando hanno aperto poi l'inchiesta e l'indagine qui in Italia, che cosa è successo? Si sono accorti che nella rubrica era stato salvato questo soggetto, c'erano stati vari messaggi e in quel momento, diciamo, si è visto anche nel tv che abbiamo visto una Raquel indispettita che quasi eh, rispondeva eh. ad ogni domanda con un non mi ricordo, un non mi ricordo. Quindi che cosa è successo? Lei ha scoperto in quel momento, quasi scioccata, ah, ma si parla del mio telefono? Sì, perché aveva ma capito sì. che quindi fondamentalmente Mario stava ricercando nel passato di questa donna. Forse qualcuno se l'è perso, ma non so se vi siete resi conto un attimino questi due ragazzi da quanto si conoscevano. È stato un qualcosa, diciamo, comunque di abbastanza veloce, no? la loro conoscenza, una bellissima storia d'amore nata in un contesto particolarissimo, ma diciamo di conoscenza uh, basilare, fondamentalmente, quanti si erano conosciuti un paio di anni prima, no? Quindi, magari in quel momento lì, che cosa è successo? È successo che Mario ha cominciato a sospettare di qualcosa e ha fatto delle continue ricerche. Io ve lo dico, ma questa può essere anche ovviamente una teoria, perché se io sono dalla parte del suicidio, devo andare a trovare un motivo che ha mandato diciamo in tilt questo ragazzo. E secondo me in quelle ricerche lì. Poi se uno vuole vederla dall'altro frangente, perché c'è anche il rovescio della medaglia, diciamolo che cos'è Diciamo il movente per l'omicidio perché qualcuno sosteneva che in realtà Mario avesse trovato qualcosa di scomodo ok per Rachel. Che quindi magari quei giga, perché non si tratta di pochi frammenti immagine, si tratta quasi di mille giga. Perché ricordo che c'era un contenuto che superava i 900 gigabyte, cioè o erano migliaia di foto o erano, sì ora leggo subito, o erano dei video potenzialmente. Esatto. Questi video sono stati cancellati. Io non penso che in quei video ci sia la chiave, diciamo anche di un eventuale omicidio, ma ci cioè, sia qualcosa da nascondere perché è molto intimo, qualcosa di cui si può provare vergogna, no? Perché ovviamente se si apre un'indagine, vengono sequestrati, magari i computer vengono fuori dei video privati io quindi quello lo posso capire ed è l'unica cosa che mi sento di dire a favore di questa Raquel perché potenzialmente anche io in quel momento se avessi erano stati video... in vacanza viaggio di nozze cioè probabilmente poteva anche voler togliere tutte le sue immagini alla diciamo, famiglia che non è una cosa carina comunque eh? perché erano sempre immagini di lei con Mario quindi insomma a meno che non parliamo di contenuti privati privatissimi eh, cancellare proprio tutto non era comunque un gesto carino nei confronti della famiglia quello lo dobbiamo dire Intanto, signora, io so che l'omicidio era preterintenzionale, premeditato, senza niente, diciamo, non, non credo, però non, non sposta di tanto. Ora, il fatto qual è? Che eh, tornando al focus di prima, l'indagine parte benissimo: tanto che il PM chiede la resumazione del cadavere e si aspetta, diciamo, questa cosa. Cosa succede a Palermo? Che le contraddizioni evidenti di Rachel. Che sbaglia gli orari. Questa storia che fa un po' acqua da tutte le parti, che era con lo zio che doveva subire un intervento perché ragazzi, queste qua, mh, signora, io, il suo avvocato ha, al canale 9 ha detto preterintenzionale. Mh, poi, insomma, mh, lei lo sa, il suo avvocato si è sbagliato. Io ci credo, però mi sembra un po' strano volontare con l'aggravante verso ignoti. Ha sbagliato, vabbè mi fido di lei. Comunque, eh, sembra che tutto debba andare bene, invece la Spagna, nonostante diciamo, le contraddizioni di Raquel, non manda neanche tutte le foto del cadavere di Mario. E il PM fa diverse, diverse... Sì, diverse diciamo, interrogatorie per chiedere altre indagini anche in Spagna, perché ovviamente da Palermo non è che potessero fare le indagini, però tutto si ferma. Allora, io ai tempi, guardando diciamo un po' la storia, credevo assolutamente che potesse trattarsi di un omicidio, e, però ho sempre pensato, ho sempre pensato che eh, eh, questa indagine non potesse portare da nessuna parte perché eh, chiaramente la Spagna non eh, avrebbe mai accettato questa cosa io ho sempre pensato che seppur a Palermo trovavano diciamo, un dato molto importante la Spagna non gli avrebbe mai dato retta cioè a meno che non si trova la confessione di qualcuno che diceva ero là, ho visto, sono stato io questi non avrebbero mai dato retta e, e quella è sempre stata la mia, diciamo, la mia diciamo, perplessità perché per richiedere di riaprire il caso in Spagna ci volevano dei dati concreti perché purtroppo ehm, ha fatto bene, signora. È sempre là che doveva essere giocata la partita. Perché da qua, come vede, dieci anni di indagini non hanno portato a niente. Per quello dico: perché comunque diciamo, non possiamo andare a fare le pulci alle procure spagnole per quello che succede dall'Italia. Detto ciò, quindi bisognava investire là e cercare là le prove. Comunque. Questa indagine viene fatta questa autopsia che viene fatta dal dottore Procaccianti e tutti si aspettano che finalmente dall'autopsia si arrivi a un dato eclatante. Cosa succede intanto? È vero che Rachel o i giornali spagnoli, io questo non lo so, la signora dice che è stata Rachel, e io non ho motivo di crederlo. Cominciano a dipingere Mario come uno cocainomane che aveva assunto alcol e droghe durante diciamo la sua ultima notte. In verità, dall'autopsia si scopre che la vescica di Mario è piena, quindi l'assunzione di droga e di alcol dalla vescica è un dato che non torna perché la vescica di Mario non è stata toccata. L'esame del sangue probabilmente aveva dato questi esiti e in più c'è questa litigata che Raquel fa col PM perché il PM gli rimprovera di aver trovato all'interno del computer delle mail in cui lei rimproverava Mario di diciamo di assumere droga e e lei lì non lo vuole raccontare e, e quindi sulla narrazione di questo dipingono dalla Spagna, non tanto dall'Italia a quell'epoca, come un Mario, diciamo Depravato, drogato e tutte queste storie qua. Io onestamente non lo sapevo. Sapevo, ho scoperto dopo che la signora Biondo è stata vittima di queste cose. Quindi, poi, alla fine, questa litigata no? tra lei e la Rachel non è mai stata tra lei e la Rachel, perché c'erano dei fake dalla Spagna su Twitter che insomma insultavano Mario, la, la famiglia rispondeva: insomma, c'erano queste versioni qua. In realtà, però. Eh, all'autopsia di Procaccianti, del professore Procaccianti, che giunge alla conclusione che potrebbe trattarsi di un suicidio, perché non ci sono, diciamo, ehm, gli elementi per ipotizzare un omicidio, conclude comunque anche con un'analisi del capello che viene fatta, per cui Mario non era un assuntore abituale di cocaina. Esatto. Però quella sera pare che ne abbia fatto uso perché... È risultato, no? Il cutoff era basso e l'ha fatto ora. L'idea che mi sono fatta io su questa storia è che probabilmente l'uso di cocaina ogni sera nel Jet Set per questa vita un po' così, l'avevano fatta tutti e due. Nulla di, diciamo, di, di per attribuire questi due ragazzi che comunque erano giovani, avevano una vita lavorativa, avevano una vita da portare avanti, quindi insomma, cocainomane, mh, non mi piace, non è una cosa che ho mai pensato né per lui né per lei che forse ogni tanto potessero, diciamo, divertirsi e che magari lei a un certo punto abbia deciso, questa è la mia ipotesi, eh, che voleva un figlio, perché lei rispetto a Mario sentiva, diciamo, il peso dell'età. Quindi io ho sempre avuto l'impressione, da quello che è venuto fuori, che lei a un certo punto abbia deciso che mh, volesse un figlio e quindi forse ha cominciato a rompere un po' le palle a Mario che, che magari ancora aveva un po', diciamo, non tutta questa cosa di rimettersi subito perché lei aveva deciso di fare un figlio, perché le mail in cui lei lo rimprovera ci sono, però è anche vero che ci sono le testimonianze che vedono uno che non fa uso di, di sostanze, che non beve, perché diciamo i colleghi anche in Spagna lo raccontano così. Se ha iniziato a farlo ogni tanto l'ha fatto in compagnia della moglie, cioè su questo, però, penso che... diciamo anche l'analisi del capello, smentirebbe esatto. no? questa ipotesi per un motivo, anche perché vedete, no? Mario ha un, capello, ha un capello abbastanza lungo, eh, però visto che Mario aveva dei capelli lunghi, questo saltuariamente, no? bene o male, in una lunghezza di capello del genere, tu puoi andare indietro anche di una ventina di mesi, cioè quasi due anni. E quindi anche se saltuario l'utilizzo, qualcosina, era eh, stato del capello lo troveresti, eh, rispetto... eh, però invece lo trovi, lo trovi comunque. Ma perché come trovato. funziona? Come fu... Io da quello che ho sentito, dalla dottoressa no, Marina Runti... cut c'era Io... la presenza del capello, ma proprio bassa. Quindi si ipotizza che avesse potuto assumerlo quella sera in concomitanza al fatto delle analisi, ma che ne facesse un uso abituale, era assolutamente da escludere. Eh, io in assolutamente parte, però, no. però è strano che si possa ipotizzare dall'analisi del capello per quella sera, no? perché comunque è un qualcosa che in pratica a me funziona: è un intercalare di sostanze chimiche nel crescere dei capelli, e quindi se l'assunzione è a poca distanza dalla morte, non c'è crescita, non c'è diciamo, mh, la sostanza intercalata nelle proteine del capello, diciamolo così, è strano che sia stato riscontrato per quella sera. Solitamente un test che si fa che va all'indietro. No, per la per sera poche... è la prima autopsia. La prima autopsia dice che hanno fatto le analisi della vescica e del sangue, quindi hanno ah, riscontrato okay, la ah, presenza. Okay. Solo che la... effettivamente nella vescica queste analisi non le hanno fatte. Quindi... Prendere per buone quelle della, del sangue il dubbio ti viene perché effettivamente, cioè, se hanno sbagliato con la vescica che non l'hanno manco toccata, nel sangue insomma anche meno. Quello che ho sentito, che ho letto anche dal medico legale che era presente alla trasmissione sul 9, che adesso non mi ricordo, è che dall'esame del capello che lui l'abbia assunta è, è venuto fuori, ma che se fosse un uh, assuntore abituale, assolutamente no. Tutto ciò sempre premesso. Che l'autopsia viene fatta due anni anche più dopo quindi comunque che anche la conclusione a cui giunge il gip quelle autopsie secondo il gip non valgono a niente quindi anche lì rimarremo sempre nel dubbio certa è una cosa che comunque la coppia litigava per questo uso di sostanze ora che si è emerso che era lei che lo dicesse a lui francamente mi sembra veramente una una cosa una cosa inopportuna, cioè assurda. Eh, però insomma, che potessero litigare per questo, che potesse esserci un motivo, ma c'era anche il nome del, dello spacciatore sul telefono. Insomma, questo lascerebbe pensare che il motivo per cui Rachel fosse tanto, diciamo. Eh, restia a dire determinate cose fosse quello che mh, scavare nella vita del marito voleva dire che comunque anche lei era dedita a queste cose perché ci sarebbe andata a finire anche lei poi forse a un certo punto venute fuori fa uscire queste dichiarazioni sul giornale che io non ho visto però mi fido e insomma c'è dietro tutta questa storia facciamo una premessa però che l'ho fatta all'inizio una persona non dico Mario perché mh, la signora potrebbe prendersi male uno può fare uso di cocaina, può, fare, diciamo, tu, può avere tutte le perversioni del mondo, può, fare, diciamo, può tradire la moglie, può essere anche la persona più inutile sulla faccia della terra, però se viene ammazzato, viene ammazzato. Molte tossicodipendenti vengono diciamo, simulate, viene simulato l'omicidio con la classica, diciamo, overdose, e molto spesso la fanno franca perché siamo davanti a un tossicodipendente e quindi di indagare non serve a nulla. Assolutamente no. Quindi tutte queste chiacchiere che vengono fatte perché effettivamente sono, diciamo, cardine di, di delle varie narrazioni non spostano, diciamo, le, il fulcro da dalla, dalla 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 situazione, no? Cioè, se questo ragazzo è stato ucciso, a prescindere che eh assumesse cocaina, non l'assumesse, cioè non, non, non c'entra nulla. Cosa succede? Allora vediamo un po'. Che Raquel avesse... Sì, no, ma infatti l'ha eh, sì. detto poco fa Giovanni, ragazzi, Io non l'ho ripetuto perché l'ha spiegato Giovanni poco fa. Io infatti ho detto che se lo facevano lo facevano insieme e tra l'altro, considerato che hanno sempre, diciamo, tutti quelli che l'hanno conosciuto prima di Raquel, raccontano di un ragazzo che tutto faceva, anche sportivo, insomma... Che non assolutamente non dà l'idea che potesse essere, diciamo, avezzo a certe cose. Mi lasciano pensare che, eh, insomma, anche durante Raquel, Però, signora, le mail in cui lei lo rimprovera perché fa uso di cocaina ci sono, quindi io dico che l'hanno fatta insieme. Però adesso dire che non l'hanno proprio fatto, dico cosa si è mandata? Le mail da sole? Cioè Io lo capisco che lei ha difficoltà a crederlo, però un ragazzo di 30 anni che vive in mezzo a questo mondo di, di diciamo, di, al jet set spagnolo con la moglie così, che magari lo fa quando va alle feste, e le cose, cioè io non ce la vedo una cosa così peregrina, però insomma lo posso, lo posso credere. Sì, basa me. Comunque, al di là di questo, eh, arriva questa doccia fredda, ovvero questa autopsia che dice che si tratta di suicidio. E lì, insomma, qui inizia la mia parte critica nella storia. Perché? Il PM viene avvocato su richiesta dei genitori, ma in verità il PM cioè, non è che aveva tanta responsabilità, perché la gli ha segato le gambe, la Spagna non gli mandava nulla, né foto, zero. Quindi che doveva fare? Probabilmente, signor Abiondo, questo glielo dico, diciamo proprio in confidenza, no? Se invece di avvocare il caso la chiudevano lì, voi le indagini in Spagna le andavate a fare nel 2017, non adesso. Invece la procura generale di Palermo fa la vocazione, dispone un'altra autopsia, una serie di indagini che non so se poi alla fine sono state fatte, però ripeto, dall'altra parte c'è la Spagna. È un mio opinione, signora, le sto chiedendo, le sto dicendo. Dall'altra parte c'è però la Spagna. Cos'è una vocazione? Ve lo spiego. La vocazione si ha quando si ritiene che il PM, quindi il primo, non abbia fatto bene il suo lavoro. Quindi, se eh, diciamo, il PM non ha adempiuto a determinate diciamo, mh, richieste del, della controparte, non, non si è occupato, quindi sembra che non abbia lavorato. E la, la persona, diciamo, ehm, la persona che eh, è offesa nel reato ha la uh, dice, facoltà di chiedere la vocazione del PM quindi vengono, eh, vengono diciamo signora quella è una sua opinione io poi ci arrivo però su questo non le posso dare ragione dico sono opinioni per me l'ordinanza del GIP non, 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 non conta molto è un'opinione però insomma ci arriviamo detto ciò sì, eh, la procura generale quindi prende il caso, lo porta a sé e, e dispone altre indagini, tra cui una terza autopsia per smentire, diciamo, in qualche modo. Perché ragazzi, il problema qual è? Quale? Che è quello che incontreranno anche in Spagna, no? Senza l'autopsia, se anche domani trovassero un, un ipotetico colpevole, no? Un avvocato che lo difende davanti a tre autopsie che parlano di suicidio. Cioè, non serve un avvocato bravissimo, serve anche un avvocato mezzo scarso. Eh. Io poi non conosco in Spagna come funziona, però io vi dico che in no Italia condannare una persona per omicidio quando tre autopsie parlano di suicidio è assolutamente impossibile. Quindi, se poi in Spagna funziona in maniera differente, eh, non lo so, però insomma. Mh, questo è un dato. Al di là che uno possa credere che si sia trattato di omicidio o di suicidio, quelle tre... No, non sono al di sopra di un giudice. Conosco la legge, signora, non c'entra nulla. Io conosco e le dico che arrivare a una condanna sulla... con tre autopsie che dicono suicidio, a meno che non ci sia una, diciamo, assunzione di responsabilità o uno che dica, l'ho visto che l'ha preso, anzi tre... Che dicono che l'ho visto l'ha preso e l'hanno appeso diciamo non, non c'è possibilità comunque detto ciò e torniamo alla storia viene fatta questa terza autopsia questa terza autopsia è diciamo eh, la una pietra insomma su questa storia no perché la terza autopsia che cosa dice che fondamentalmente è... Mario eh, si è suicidato. Questo suicidio, cioè, o meglio, dicono semplicemente che dalla terza autopsia non si può in maniera assoluta, diciamo, pensare all'ipotesi di un intervento di terzi e che quindi sia morto per asfissia. L'asfissia, e qui Giovanni mi può aiutare, rispetto allo strozzamento, è tutta un'altra cosa. Rimangono aperte, insomma, c'è comunque una. Io vorrei una, già una punto, stranezza no? sul fatto ad esempio che Mario abbia questo livido in testa che non, non è stato non è stato spiegato, spiegato no? e esatto, non saprei esatto, spiegarlo ovviamente parola. neanche io non sono riuscito a spiegarlo loro che ci hanno lavorato su neanche io però c'era una questione dei due solchi, no? Sui quali ho fatto una riflessione non so se vi ricordate che a un certo punto che ha seguito il caso si parlava di due segni differenti al collo nella parte anteriore c'era qualcosa che era fondamentalmente rapportabile al foulard, la pashmina uh, con la quale uh, si è impiccato e dietro invece c'era un segno molto più inciso che sarebbe rapportabile a qualche altro tipo di oggetto, quasi un cordino un cavo, qualcosa di ben diverso però poi sono arrivato a una riflessione, proprio perché ci sono questi due segni? Questa è una domanda che mi pongo, e se di omicidio potrebbe trattarsi ok? Quindi facciamo che veramente sia stato utilizzato questo cavo anche individuato come mai poi quel segno che c'è dietro non c'è anche davanti? Cioè è lo stesso discorso che fate all'inverso per l'alpasmina. Cioè non so se sono stato chiaro. Il soffocamento se proprio deve avvenire, no? E i solchi sono diversi, l'avremmo avuto in maniera omogenea su tutto il collo. E un'altra eh, questione sì. è stata proprio quella della posizione, e ci ritorno subito perché è un pochino più semplice da spiegare. Ma anche quella che questa mh, libreria, diciamo, non abbia una struttura molto solida. E quindi ci si chiede come abbia fatto questa libreria a reggere il peso comunque di un bel ragazzo no come Mario, uh, è una struttura non molto forte, e perché gli oggetti disposti su questa libreria siano rimasti, diciamo, immobili, intatti. Perché che cosa succede? Nel momento in cui sta avvenendo una sfissia di tipo meccanico, no il corpo ha delle convulsioni. Che vi spiega il dato tecnico. Queste convulsioni quindi sono proprio movimenti diciamo involontari del corpo che avvengono in quel momento e di conseguenza non solo il corpo si muove che batte sulla libreria, ma anche la pasmina che in quel momento lo reggeva. Questa è una cosa che comunque mi ha portato a pensare: non lo nascondo, eh, perché è un dato di fatto che possa accadere, ma lì non si sa come è stato questo dimenarsi, ecco per dirla, tutta. quindi da, da quel che si sa, le convulsioni si presentano quasi sempre e comunque. È l'entità di queste convulsioni che può cambiare. La disposizione no, degli oggetti che erano in parallasse al foulard magari non hanno percepito il movimento della persona che c'è sotto. No, in questo caso, e quindi non sono stati sufficienti a far cadere l'oggettistica che era sul, sugli scaffali. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Perché di variabili poi ce ne sono tante, il movimento non è standardizzato per ogni corpo. Magari c'è qualcuno anche che si uh, muove meno. Solitamente è un dato di fatto perché dalla letteratura scientifica uh, si parla: no? il soffocamento ti porta ad avere queste convulsioni, questi spasmi. Che non avvenga, non mi sentirei di dirlo perché non mi è mai capitato di sentire un no secco, tipo no, non avviene. Quindi potenzialmente è successo anche lì. Magari voglio... un'entità ridotta. Io vorrei, più, dire vorrei dire una cosa ah, vai, sempre su questo, che è l'ultimo punto un po' più veloce, perché dicono: ma nella posizione in cui era Mario è possibile morire di asfissia, lui era poggiato con i piedi a terra, diciamo che non aveva proprio tutto il peso che gravitava in maniera stabile sul corpo. Vi assicuro che conosco ben due casi. Ben due casi, sono andato alla ricerca di una persona che ha fatto la stessa fine seduta a terra, cioè aveva addirittura il culo a terra detto proprio francamente. Quindi immaginate il peso totalmente scaricato sul bacino, era seduto a terra attaccato alla maniglia di una porta, ok? Con tipo una cintura. Quello era un caso di gioco erotico, proprio quel caso di cui vi sto parlando. Stavo facendo un gioco erotico perché crea eccitazione questa quella persona c'è cioè, morta e aveva scaricato il peso a terra, non è riuscita più di vincolarsi, perché vi dico che quando comincia a mancare l'ossigenazione dello cervello, non hai più il controllo volontario degli arti. E poi intervengono gli spasmi. Quindi anche se potenzialmente in quel momento vuoi provare a scioglierti, non hai più il controllo delle braccia e la forza per farlo, ok? Sì, tra poco un attimino moderiamo la scioccia. No, la ve lo dico attimino... io. Di non Lo litigare perché non so, sto guardando, diciamo allora, ragazzi, voi non sapete una cosa: il punto qual è? <ride> che la signora Biondo potrebbe tranquillamente parlarci del caso, ma io, ad esempio, sono bloccata dalla signora Biondo dalla notte dei tempi perché osai dire che secondo me la storia del, del gioco erotico poteva essere opportuna. Sant'Anico eh, si volta, cioè va in questo modo contro la signora Biondo e ti pregherei, Sant'Anico, di, non... di moderarti un attimino, giusto quel po' che puoi, perché hanno un lungo trascorso sui social. Ma Sant'Anico non ce l'ha con la signora Biondo per la questione di suo figlio, ma per la questione di M-Team. Ora, è difficile, diciamo, non fare inquadrare questa cosa, ma tutto questo astio... E, no, io il motivo, l ho, l ho cambiato il motivo, signora Biondo, perché ho visto, la, io lo dico, io sono di Palermo, conosco il professore Procaccianti, quindi io ho cambiato idea quando mi sono andata a rivedere il servizio delle Iene con spirito critico, perché prima che si parlasse delle mail di, eh, in cui rimproverava Mario della cocaina, e le Iene ci hanno fatto una volata sopra perché non si è fatto, non si è sentito. Quindi, insomma, io davanti a tre autopsie che parlano di suicidio e davanti al fatto che comunque c'erano, secondo me, i presupposti perché c'era una coppia che litigava, lui geloso di questa moglie, la moglie che probabilmente a un certo punto mh, magari eh, non era più, diciamo, devota a questo talamo nuziale e probabilmente la disperazione in quel caso ti può portare a fare un gesto estremo. Questo è l'unico motivo per cui ho cambiato idea. Perché io all'epoca non avevo nessun rapporto né con la dottoressa eh beh, signora, l'avete denunciato procaccianti. Io um, c'entra, io quando ho visto che avete denunciato procaccianti, essendo che lo conosco, ho detto "Ma perché sono arrivati a questo?". Ho anche letto i post in cui si accusava procaccianti di essere diciamo stato pagato dalla Spagna in cui diciamo avete detto queste cose. Io lo capisco che eravate mossi dalla rabbia, però, insomma, quando ho visto tutto questo un po', diciamo, mi sono mi sono mi sono fatta due domande. Io lo posso capire il vostro rancore, però ho guardato a questa storia con un occhio critico, ma questo non vuol dire che penso che suo figlio era una brutta persona era cocainomane o, è, o ha fatto il gioco erotico io questo non lo so però dalla storia come è stata raccontata anche dalla famosa mail di cui adesso vi parlo io credo che in un conflitto del genere l'idea di poterla perdere insomma poteva anche spingerla a fare un gesto del genere ed è una mia opinione no. e... io sto rileggendo anche un attimo la chat giusto per sono andato a rileggere i messaggi di sant'anico ha fatto semplicemente delle precisazioni L'unica cosa che ha detto è che Mario. questo si Gel, Non hanno detto niente, sta facendo solo delle precisazioni sul cavo, sul solco, quindi elementi puramente scientifici. L'unica cosa che si è azzardato a dire sant'Anno sera è che ho ossessionato geloso. Voglio aprire un attimino una breve parentesi. Ah, un comportamento come quello di Mario, comunque signora mi scusi se lo dico, di controllo, acquisizione inconsapevole dei dati del cellulare della moglie comunque rilevano una persona che comunque era gelosa fondamentalmente esatto, un comportamento lasciare, di tipo insomma. compulsivo e mi dispiace dirlo perché una persona che non ha questo controllo di gelosia compulsivo quelle cose non le fa cioè non è normale comunque andare a prendere i nascosti dati controllare. quindi un tratto di gelosia compulsiva ce l'aveva ma non è una critica è un dato di fatto quindi io non, non, non so ma quali modi io non vedo ragazzi non so se eh, che non è il tipo che cancella i messaggi eh cioè, allora, cos'è il, il problema? Il problema qual è? Che dal Twitter questi account, tra cui probabilmente ce n'è uno che era molto vicino a, a Raquel, addirittura forse la signora Bionda ha ipotizzato potesse trattarsi dello stesso manager di Raquel, e fa, diciamo, mette in giro questa mail in cui Rachel dice a Mario... Eh, che lui aveva avuto questa reazione esagerata, l'aveva insultata, insomma cercavano di fare pace, quindi comunque viene fuori questo carattere. No? All'epoca non um... eh, è ok perché ha scoperto che la moglie prima di conoscere lui conviva con un tizio e la tradiva con due uomini. Signora, sì, però per me e per gran parte della gente, soprattutto ora rispetto a dieci anni fa, se tu scopri una cosa del genere, lasci tua moglie e te ne vai. Cioè, questo è il punto. No, quindi che si trovassero in questa situazione in cui lui non riusciva a lasciarla e faceva il geloso ossessionato potrebbe aprire lo scenario in cui non ce la fa più per i sensi di colpa e si ammazza. Secondo me, è più lecito rispetto alla moglie che organizza un, un omicidio perfetto. Poi, se voi avete scoperto che ci sono altri momenti sotto e domani apriranno il caso in Spagna. Io ripeto: la mia premessa, lei è arrivata dopo. È che noi in Spagna non c'eravamo, non eravamo in quella stanza, non eravamo in quel giorno. E le indagini che hanno fatto non sono state indagini che hanno restituito una verità. Magari sapeva entrare l'Azzi. Sì, signora, magari poteva essere, però non, cioè, questa cosa non è uscita. Quindi, eh, sulla base di questo, dire che eh, è stato ammazzato, no. Torniamo al discorso che facevamo prima. ehm sì, esatto. Ci possono essere varie cose, però ragazzi, ha ragione chi ha detto poco fa, noi Mario non lo conoscevamo. Comunque, stava, diciamo, con, la... con lei e... e non sappiamo questa... questa cosa. Signora, ma se lei, voi avete delle nuove... cioè se, se finalmente in Spagna ci sono delle indagini e proveranno delle cose, non è che noi stiamo qua a dire no, esatto. si è suicidato, eh. Esatto. Assolutamente. Quello che mi dispiace e capiamo e benissimo che, che comunque Rachel dei sospetti li lascia perché comunque assolutamente è, è quello che abbiamo detto che abbia mentito quindi nasc cioè nascondersi dietro un dito anche no però vedo difficile ipotizzare che sia è in un tipo di omicidio avrà come ha detto lei dei suoi intrallazzi che chissà quali siano okay? anche perché ha mentito ma per tantissime cose anche questa cosa che non mi torna che spostava sempre gli orari ma, ma perché qui... dovevo chiedere il permesso? non ho capito non, non chiedo il permesso alle persone, ripeto, noi non stiamo facendo, non stiamo offendendo nessuno. Sapevo benissimo che sarebbe venuta e poi non potrei neanche chiedergli il permesso perché lei mi ha bloccato su Facebook. Quindi, insomma, come glielo chiedo? Detto ciò, tornando alla, alla questione originale, qualcuno poco fa parlava, ma informazioni. No, signora, non mi ha bloccata. Dico, se me le vuole dare, io le leggo e poi torno sul caso. Dico. Per carità, signora, allora, bella, no, noi perché, siamo rimasti via ufficiale. È la che l'ultima volta che ho visto lei, signora Santina, è stata a fiancare la Bugamelli. Quindi, non sappiamo attualmente per via ufficiali posso andare per logiche deduzioni che lei con MT non abbia più nulla a che fare. Ma lungi da me anche venirle a dire esatto. mezza parola perché io sono rimasto ancora che lei ha spalleggiato quelli lì nella campagna diffamatoria esatto. persecutoria che hanno fatto quei soggetti quindi poi Anzi, stasera abbia parlato del caso è di Mari non mi sarebbe, mi sarebbe eh... mai venuto di venirle a scrivere ma non perché io ce l'abbia con lei eh ovviamente ah, però si mette anche nei nostri panni che l'ultima volta che l'ho vista era affiancata delle persone che ad oggi stanno continuando ad inventare la qualunque quindi ma, guarda, ma se la signora anche... mi vuole chiamare possiamo parlare dico io non ho niente però se mi ha bloccato e siamo stati massacrati si è seduto al tavolo con la Bugamelli a diffamarci tutti, dico tutto faccio tranne che chiamarlo. No, signora, io l'avevo cambiata prima la versione, l'idea. Ma in che eh, senso? Il assolutamente... cambio di versione di che? Tipo? Perché si è attaccata a M-Team? No, noi siamo persone onestamente mo, intellettualmente oneste, quindi io no, direi no, che... no, non è, non è, non è così non è questo, ci fidiamo, Santina, ci fidiamo anche delle autopsie, ma come faccio a dire che è un omicidio se esatto. tre autopsie mi dicono che si è suicidato? Cioè io non ho gli elementi, è logico che mi fido dei dottori che scrivono che se suicidare non ci sono atti lesivi, colluttazioni o intervento di terze persone. Io perché esatto. devo ipotizzare uno scenario se non ho gli elementi scientifici, sono un criminalista. Mi devo rifare agli elementi che sono scritti là nero su bianco, sono sbagliati. Ok, mi sto facendo un'opinione su degli elementi sbagliati. Qualora ci sia un quarto un quinto medico legale, lei prima parlava di periti che io non l'ho esatto. Mi ho perso qualcosa, ha parlato di periti che invece sostengono l'omicidio. Questo passaggio me lo sono perso. Cioè ci sono consulenze che ci continuano a richiamare all'ordine perché non seguono la storia quindi signora mi dispiace se non posso darle retta però diciamo andiamo avanti se poi lei scrive qualcosa insomma cerchiamo di, di darle retta qualcuno tornava al discorso della libreria di cui parlava anche Giovanni vero è che la piuma non si è mossa però io mi sono fatta una domanda e me la sono fatta tempo fa prima di MTM ma nel traffico no di prendere un ragazzone così pesante no Attaccarlo alla libreria per metterlo in virico e suicidarlo non avrebbe fatto cadere la piuma, comunque? Quindi io mi sono fatta questa domanda perché la piuma ferma là è anomala in qualunque modo la volete vedere la storia: o che si sia suicidato, o che si sia attaccato, cioè che sia stato attaccato. Questo trambusto, no? Immaginate di voler prendere questo ragazzo in due cioè do, due delicatissimi che non fanno non muovono niente e mentre lo hanno diciamo eh, suicidato non hanno lasciato vabbè, le tracce no dico però insomma qualcosa per terra insomma una scena un po' diversa quindi per me diciamo quella libreria che è anomala ragazzi ma lo è anomala in ogni caso e comunque dico ripeto questo dato in confronto alle autopsie non spostano nulla. Però posso dire anche una cosa poi a favore della tesi di omicidio eh, su sì. questo qua. Cioè, io potrei anche dire che Mario possa, cioè, vedendo com'è lo scenario che può essere stato ucciso e poi appeso lì ti posso dire sì. Però ti posso dire anche sì che si è appeso da solo. Non so se mi sono spiegato. Ci cioè, posso appoggiare entrambe le persone le versioni senza escluderne una. Cioè, se mi sono detto "No, guarda, abbiamo riscontrato uh, delle lesioni, qualcosa", poi dopo c'è stato messo lì sulla libreria, ti direi sì è possibile che sia stato poggiato per la posizione, il modo in cui era, come gravitava il peso, io non mi sento di escluderlo. Delle anomalie ci sono un pochino, ah, ma come vi ho raccontato prima, non è fatto della posizione che elimina per forza l'impossibilità di una sfissia. Okay? Perché esatto. veramente basta una leggera pressione, non c'è bisogno che il peso graviti Maniera, non l'ha diciamo, spiegata tu, nessuno questa botta in testa. Questa, esatto. diciamo, questa botta non, la, non ha una spiegazione fondamentalmente. Però non, 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 la, non ha in nessun senso perché non è, dalle autopsie non è emesso che è un colpo, addirittura hanno spiegato che potrebbe essere che ha sbattuto, ma anche quella reazione mi sembra no, paradossalmente, potrebbe anche aver sbattuto prima, quella è una del, delle anomalie. Quindi allora, tutto, me l'unica cosa che proprio di. No, ragazzi, scusatemi, io voglio ma, dire una cosa. cosa, poi finisco Vabbè, perché Giovanni. pure cioè, prendendo poi tutti gli elementi no? ad oggi e volendo leggere nella chiave omicidiaria, siamo troppo lontani, ma geograficamente e nel tempo, no? Da quel caso, cioè, se qualcosa si poteva fare doveva essere fatto prima. Allora dice di che state non parlando? No, problema. noi stiamo raccontando una storia, signora, come ne raccontiamo tante altre esatto. che dall'inizio sappiamo non avere più nessuna verità, cioè ci sono storie che continueremo a raccontare all'infinito, nei secoli dei secoli e sapremo di non poter avere mai una risposta certa sì. senza degli elementi se si aprirà un'ulteriore inchiesta e io ve lo auguro di approfondire determinate cose vedo difficile che purtroppo si ritroveranno degli elementi uh, moventi no? se avete individuato dei soggetti che hanno colpito è difficile dopo tutti questi anni, se voi avete individuato dei responsabili perché come è più o meno quando esatto allora io voglio dire una cosa um, intanto non era sterile e questo diciamo noi non l'abbiamo detto aveva semplicemente forse una sorta diciamo di um, rallentamento di spermatozoi mi fa anche specie parlare di questa cosa perché è veramente una cosa molto intima comunque fondamentalmente la, la scelta della dell'inseminazione deriva dal fatto che sia rachel aveva comunque eh, forse dei problemi, questo non lo so, ma comunque era determinata a farlo un figlio, forse lei pensava che era già arrivata, tanto che poi subito dopo lo fa con un altro, quindi questo, questo aspetto, per quanto ripeto, non me la mette, eh, non mi fa pensare che l'abbia ammazzato, mi fa pensare comunque che lei fosse determinata a volere un figlio e questo secondo me sulla psiche di, ma di Mario poteva gravare, poteva. C'è anche il fatto che si sostiene che abbia fatto delle ricerche sugli effetti della cocaina sul, sull'inseminazione, e quindi insomma anche questo poteva deporre al, all'idea che eh, potesse aver fatto diciamo, una scelta sbagliata. Comunque, eh, cosa succede dopo tutta questa storia? Che arriva questa, eh, questa diciamo, mh, terza autopsia. La terza autopsia che doveva confermare, diciamo, eh, doveva smentire la seconda, in verità conferma la seconda. Quindi davanti a questo anche la Procura Generale in qualche modo si arrende. La famiglia Piondo invece no, e continua ad opporsi e porta nuove prove di cui non conosco l'esistenza, perché quelle, diciamo, portate pubblicamente davanti a tutti, sono le famose prove di m -team. E quelle di m team sono fantascientifiche a dire poco perché loro sostengono a parte che era impossibile trovare una cosa del genere eh... no no signora vabbè poi le rispondo comunque m team che cosa fa usa la signora biondo perché la usa la signora biondo probabilmente Crede a queste investigazioni perché non è tenuta probabilmente ad avere queste competenze informatiche. La usa, la signora Biondo si fa, diciamo, si presta a questa cosa perché vuole giustizia per suo figlio e quindi, insomma, non ci vede nulla di male. Si fida probabilmente, non, non so come abbia fatto, ma sono sicura che un giorno ce lo racconterà. Arriverà il momento. E si parla della presenza di due soggetti sul luogo del, del del delitto. Ora, a parte che non si è mai capito come in America dovessero dare i dati a m team o alla famiglia, quando su una persona morta, gli unici che possono indagare e che hanno diciamo questa potestà è la procura. Quindi io so, immagino che la famiglia con l'avvocato l'abbia chiesta alla procura di acquisire questi tabulati. Ma chiaramente, ragazzi, cioè, dopo sette anni, ma, eh, perché gli americani dovevano conservare gli IP di eh, spagnoli per un omicidio avvenuto in Spagna di un italiano? Cioè, insomma, era veramente una cosa, diciamo, improbabile. Ma la cosa ancora più improbabile, qual era? No? Che se tu, dopo sette anni, vai a prendere questi due soggetti che riesci per fortuna a identificare, eh, come provi che potevano avere a che fare con l'omicidio? Perché tu pensa che vai da questi due soggetti, no? E gli dici, ma tu quella sera eri lì? Sì, ci siamo bevuti una birra e me ne sono andato. E perché non l'hai detto prima? La risposta è, ma perché me l'avete chiesto? Quindi, a meno che quei due soggetti non fossero due spacciatori o comunque due persone implicate, e che potevano avere altri sospetti da soli come, come dati non servono a granché però ecco signora lei dice che li hanno trovati alla procura di Palermo però non sono bastati per reggere un'accusa in giudizio quindi insomma la procura ha archiviato comunque quindi eh, cos'è che ha disturbato in tutta questa storia da dove nasce tutto quest'astio adesso diciamo lo spieghiamo nasce dal fatto che dopo il servizio di M-Team alle Iene la signora Biondo era in contatto con, eh, le Ie, con M. Team. Nonostante sia stata avvisata, la signora non solo continua a stare con M. Team, ma denuncia la dottoressa Roberta bruzzone l'avvocato Gasperini e le iene, su indicazione di John perché lì denuncia, non si capisce perché nel servizio si parla male di M. Team, né di Mario Biondo, né tantomeno della signora Santina Biondo. però. Arriva questa denuncia che chiaramente viene archiviata. La dottoressa Bruzzone, fino al 2016 è stata consulente di parte della uh, signora Piondo, e la dottoressa Abruzzone era assolutamente convinta del fatto che si trattasse di un omicidio. Ok? Questo è un dato. Ma fino al 2016, 2017, quando no perché vabbè signora non le rispondo neanche più cosa succede che eh, si parla di m team per ehm, parlare delle sue cavolate no e, e allora cosa succede la signora biondo denuncia la signora bruzzone la dottoressa bruzzone che però non si espone nel senso che e, signora, anche se non è chiusa, mi pare che lei parli come, come John adesso, come la procura di Trento. Dico, Signora, io non voglio litigare con lei, però se lei mi viene a pungere su M-Team, eh, diciamo, andiamo male. Quindi, insomma, che non sia archiviata perché voi vi opponete che cosa? Cosa ha fatto l'Abruzzone? bruzzone? Quella su, sul servizio delle Iene? La informerò che non è archiviata, così controlla. Però, detto ciò. Io sapevo dalla RAI che era, eh, che era archiviata. Eh signora, dal 2021 comunque eh, lei ha fatto una denuncia per il servizio di MTIM dove dicevano la verità. Io non capisco. Diciamo, può essere che lei parli di un'altra denuncia, ma se la denuncia è quella, se non è archiviata, è solo per questioni tecniche. Però non nominare il nominato, eh lo so perché è tutto là. Allora, eh, l'Abruzzone sosteneva la tesi omicid omicidiaria. Sì, esattamente. Poi a un certo punto, evidentemente, l'arrivo della terza autopsia o anche di informazioni di cui noi non siamo a conoscenza le fanno cambiare idea, che è legittimo, perché solo gli stupidi non cambiano idea. E fondamentalmente non, non è che si espone in questo, però la signora Biondo, totalmente, diciamo, eh, intortata da Jonathan Benami e da Francesca Bugamelli, Decide di andarsi a sedere nel salotto di Twitch Crime da novembre del 2021 e iniziare a insultare la dottoressa Bruzzone, no? Parlare di infedele patrocinio, dire un sacco di, di, di cattiverie. E da lì parte tutta la storia di cui voi ora sapete, no? Del, del, um, del bullismo, perché la signora Bugamelli invita la Santina Biondo per parlare di Sant'Anico, di quanto è cattiva la Bruzzone ore e ore di registrato e quindi a quel punto l'abruzzone una volta interrogata sul caso decide di parlare del fatto che le, ev le evidenze che avevano portato fino ad ora la potevano lasciare, eh, potevano lasciare pensare a un suicidio ragazzi per questa cosa per l'abruzzone gli hanno dette di ogni no perché comunque cambiare idea e chiuderlo pubblicamente non è cioè voi pensate che veramente uno va incontro a tutte queste critiche solo per fare un dispetto alla signora biondo io apprezzo di più l'onestà di chi eh, cambia idea e lo dice, ma a prescindere da questo, io magari non l'avrei neanche detto, però insomma, ognuno è libero di fare quello che vuole. Cosa succede? Che queste diciamo, indagini di M-Team tengono in ballo altri due anni le indagini a Palermo. C'è anche questa uh, perizia informatica che dovrebbe arrivare dal, dal, dall'America. Eh, però so che non è stata presentata, sapevo così, anche se dall'indagine Napoli Nord sembra che il signore, diciamo, eh, sembra che in, in verità, diciamo, il, il, il consulente informatico che aveva presentato questa, questa diciamo, consulenza sia stato interrogato. Insomma, c'è uno scambio di opinioni tra il PM di Palermo e questo Marco Miele. Quindi la verità non la so, so che alla fine diciamo, non hanno tenuto conto di questa consulenza, se si è stata presentata o no non lo so, spero e mi auguro che se è stata presentata anche Palermo mh, agisca come Napoli Nord nei confronti di M-Team, la speranza è l'ultima a morire, perché attraverso questa cosa chiaramente la signora Biondo aveva diciamo, la disgrazia di avere un figlio morto e di aver avuto molta risonanza mediatica, e quindi, diciamo, molte famiglie sono cadute anche in questa storia, anche grazie al fatto che si parlava di queste scoperte che avrebbero diciamo, portato gli assassini diciamo, in giudizio. Questo io assolutamente immagino che non sia stato fatto con eh, l'intento di far male ad altri, però, è quello che è successo, c'è da dire e lo dico, la signora Biondo. Comunque ha aiutato la signora Campioni e insomma si è distaccata alla fine da M-Team. Io credo che sia stata vittima in qualche modo di M-Team, eh, però insomma i danni che ci sono stati per questa cosa non sono stati, non sono stati eh, pochi. Perché abbiamo parlato di questa cosa non per M-Team? Per arrivare al punto che adesso si parla di nuovo di questo caso perché c'è questa storia che Netflix ha fatto un documentario Ah no, prima mi manca la parte importante. Ad agosto del 2022 il GIP di, eh, di Palermo archivia il caso. Però cosa succede? Il GIP scrive nell'ordinanza che per lui si è trattato di omicidio. Ok. Facciamo una piccola spiegazione pratica. Il GIP è il giudice per le indagini preliminari. Ecco lui. Che dirige il PM a tutela dell'indagato e della persona offesa. Quindi è colui che guarda le indagini e, e capisce se effettivamente autorizza determinate cose, ne rigetta altre, comunque è garante della fase delle indagini. Ok? È sempre un magistrato, non è meno importante degli altri, conosce quello che c'è al fascicolo, però dico. Non è che la sua parola abbia un peso, no? Perché non è una decisione in giudizio, è una archiviazione in cui il giudice Aiello, che è il GIP di Palermo, decide di dire che se, al termine delle evidenze di quello che sono le indagini si sente di escludere che si tratti di suicidio ma è più propenso a pensare all'omicidio. Questa per la famiglia biondo viene presa come una mano dal cielo e vanno in Spagna. Perché io penso che sia inutile? Perché l'ordinanza del GIP si legge per intero. L'ordinanza del GIP dice che secondo lui si tratta di omicidio, secondo lui le, le autopsie potrebbero essere sbagliate per via del tempo, che è una cosa che non sta nel cielo in terra. Ma scrive anche un'altra cosa molto importante: che purtroppo sono passati quasi dieci anni e che la verità, a causa delle indagini fatte male, non si, arri non si ci arriverà mai. Lo scrive lui. Quindi non è che questo serve a qualcosa, perché quando la leggi per, per, per intero, leggi la prima parte e anche la seconda parte, no? La Spagna ti può dire: vabbè, abbiamo sbagliato, pazienza. L'unica cosa che può aiutare, per questo dico che se ci andavano nel 2017 non cambiava niente, è il fatto di trovare nuovi elementi, di indagare lì e se li trovano, che ben venga. Perché ripeto, il fatto che io possa pensare che ci siano gli estremi per un suicidio non cambia nulla. Uno può pensare che è omicidio, l'altro può pensare che è suicidio, ognuno può pensare quello che vuole, ma per portare qualcuno anche a, a sentire, io capisco che per loro sentire un giudice che dice omicidio è una cosa molto importante e va bene, ma dal punto di vista legale, che è quello che per onestà io le dico, non faccio ancora l'avvocato ma sto studiando, non serve a nulla perché non ci sono quegli elementi per portare in giudizio a qualcuno. E quelle tre autopsie... Che il gip ha inteso, diciamo, ehm, ignorare, insomma, in qualche modo non verranno mai ignorate da un eventuale avvocato che difenderà eventuali imputati e non possono essere neanche ignorate da un eventuale giudice. Ma ripeto, qui la colpa è di chi non ha fatto le indagini nel 2013 ora. Se arriva a questa cosa, la famiglia Biondo si sposta, si stacca da M-Team, si sposta in Spagna e fa le indagini in Spagna. Noi non sappiamo quali sono le evidenze eh, spagnole. Io spero e mi auguro che non la stiano prendendo in giro, ma non lo dico con cattiveria come può pensare. Io glielo auguro sul serio, però il dubbio c'è che sia, ci sia diciamo, dall'altra parte. Non dico un'altra M-Team perché come loro penso che non ce ne siano più. Poi può essere che loro hanno scoperto qualcosa che noi non sappiamo e che può sviluppare un'idea. Io questo non lo so, ma glielo auguro. Però il punto qual è? Che adesso noi abbiamo parlato della storia non per parlare di M-Team, come la signora voleva dire, ma per chiarire un po' la situazione perché molti hanno chiesto. E per chiarire quello che anche la signora Bionda ha detto, cioè non abbiamo cambiato idea perché si è avvicinata a M-Team. Diciamo Quindi. che di live sul... Diciamo sul caso e ce le facciamo di proposito, non abbiamo bisogno di sfruttare esatto. un caso per parlare di M Team, facciamo delle live di proposito. E volevo tranquillizzare anche un attimino gli utenti, stasera io parlo poco perché mi sono concentrato molto sugli elementi criminalistici no, del caso, e volevo tranquillizzarvi perché comunque la diretta non è cambiata, perché fondamentalmente io e Monica abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, anche in presenza della signora Santina, non è che ci esatto. siamo limitati perché penso che sia... C'è cioè il nostro diritto a no? esternare quello che pensiamo del caso, quello di cui vi avremmo voluto parlare l'abbiamo affrontato fondamentalmente, questi erano i punti chiave che io avevo in mente. Ovviamente il discorso poi cambia in base anche ai vostri interventi, anche quello della mamma di Mario. Giustamente, però non ha deviato nulla no? la presenza della signora qui che capisco, no, ma... però, ovviamente noi andando in netto contrasto e lavorando anche sui casi dove tantissime famiglie, purtroppo. Mi dispiace dirlo, ma sono costrette ad accettare quelle che sono le nostre teorie, che sono ben diverse no? da quello che potenzialmente loro cercano. E adesso parlo un attimino in generale, perché proprio per evitare gli approfittatori di queste situazioni bisogna avere gli occhi aperti, così mi spiego meglio. Quando magari ho una tesi diversa no? e fa comodo, no? fa bene al cuore sentirsi dire quel che ci si aspetta, no? fa stare bene e lì il momento in cui subentrano gli squali come è stato l'M Team ha fatto breccia, ha yeah. secondato le esigenze emotive di vari familiari perché comunque c'è stata una lunga sfilata di familiari che uh, è stata sfruttata dall'M Team allo scopo, ricordo anche la famiglia di Sissi Trovato, ovviamente le mie opinioni erano sempre diverse uh, sul caso e io parlo in generale ma parlo anche della, della famiglia Biondo perché è potenzialmente è un meccanismo di difesa che portano ad accettare con semplicità una tesi che magari agli occhi degli altri, perché non ci sono altri elementi di lettura, può risultare difficile da accettare. E io lo dico senza cattiveria, ve lo dico proprio perché è un dato di fatto, un meccanismo umano, non riuscire ad accettare subito con semplicità, non tutti ci riescono, qualcuno no. dopo un po' ci riesce, no? Quindi questo fatto di pensare che ci sia stato un cambio di rotta, perché no. conviene? Perché l'M-Tim? No, sono tutte cavolate. Se ovviamente domani, ve lo ripeto, mi viene portata un'autopsia che mi dimostra anche come prima no. spiegazione a que quell'ematoma che lui aveva sulla tempia sinistra, si è dovuto una botta, una colluttazione, un qualcosa a dimostrarlo, ci sono altre eh, emorragie interne, qualcosa che mi vada a dimostrare, comincio a dire no, no aspetta un attimo, però se non ha preso. Delle botte in questo modo, come si è procurato quella ferita lì? Comincio ad avere i dubbi. Io, purtroppo, sono duro. Ma anche nel caso, ecco perché vedete, M-Team si è andato a prendere tutti quei casi di suicidio che sono diventati omicidio, no? Per farla semplice, mi viene in mente anche il caso di, di Tiziana Cantone lì. è sì, che è semplice, Tiziana Cantone è un altro caso di cui vi vorrò parlare. Ma non perché, ovviamente, esatto. ma anche cioè, di la fatto la team, perché si fa. Ci cioè vorrei fare un recap fatto per bene, con tutti gli elementi, quali sono state le fasi d'indagine, perché purtroppo con tanti apri chiudi, apri chiudi si perde un po' il filo. E noi facciamo il recap di questi casi qui. Anche sul caso della Valentina Pizzadis, sicuramente spenderemo qualche parola su quello esatto. anche che è successo lì, ok? Perché fondamentalmente partiamo sempre da quel principio che avere un'opinione diversa ti porta ad essere attaccato. Nel gruppo di uh, Verità e Giustizia per Manuel Piredda, no? Che, uh, L'ex marito di, di Valentina Pizzalis, uh, ovviamente, guai ad avere un'opinione contrastante, lì, perché c'è stata un'aggressività non solo nei confronti di Valentina, che è stata vittima due volte a questo punto, che è andata a finire, poi ve lo racconteremo, anche soggetta ad un'indagine per omicidio, lì, e ve lo racconteremo anche tantissimi altri casi. Ma secondo voi, no? Ma noi? Godiamo a dirvi il contrario di ciò che pensate, è una cosa difficilissima da fare. Io vorrei trovarvi quegli elementi per aiutarvi a venire fuori, ma io sapete che cosa faccio? Io mi passo la mano per la coscienza. Il mio aiuto è dirvi quello che penso perché, secondo me, è la verità. Io vi faccio del male se vi assecondo. Parlo a tutte le famiglie che magari ci sentono che ci hanno sentito in passato. Quando io vi dico una cosa, io lo faccio per il vostro bene, oh, lo so cioè. che è difficile, ok? parlo in generale. Scusami Giovanni, qualcuno chiede, l'ho spiegato poco fa, in particolare non lo so, quello oh, che posso sì. dirti è che la, perché Roberta Bruzzone ha cambiato idea, quello che posso dirti è che eh, mettere insieme le autopsie, perché lei è stata consulente fino al 2016-2017, quindi mettere insieme le autopsie, mettere insieme anche quelle che sono le versioni dall'altra parte, dalla Spagna. E probabilmente insomma avrà saputo qualcosa che noi non sappiamo le hanno fatto cambiare idea ora arriviamo al punto del documentario netflix che uscirà a breve netflix racconterà la storia e a quanto pare racconterà la versione spagnola no la versione che vede diciamo mario nel rapporto di coppia c'è anche la storia che quella sera è uscito è andato a un puta club, la carta di credito insomma ora la famiglia Biondo si è si opposta alla messa in onda di questo documentario perché sicuramente è chiaro che non uscirà, uscirà anche la loro versione che non è sicuramente bellissima, anche se, eh, anche se devo dire che io non credo, signora Biondo, che Netflix faccia un documentario pro l'uno o pro l'altro perché Netflix in genere quando quando. Approccio ai casi, tende a restituire una verità o due verità, no? Tende, diciamo, a, a, a confezionare un prodotto dove tu in genere, almeno quelli che ho visto io, rimani lì e dici, e quale sarà la verità? Cioè, io non credo. Poi ho letto che, eh, diciamo, questo documentario vi è stato strappato in qualche modo con l'inganno e se questo è vero e non ho motivi per non crederlo, credo che sia una cosa sbagliata. Però io non mi preoccuperei, insomma, per quello che si vedrà perché credo che ognuno può dire la, la propria. E... e beh, sì, Laura, sai cosa? Qualcuno dice che sarà interessante per la cosa sbagliata anche in questo caso, è che non si vedrà Raquel. È la versione di Raquel, ma raccontata probabilmente dal manager. E questo, insomma, non restituirà mai credibilità alla loro parte perché dovrebbe metterci lei la faccia, no? se ha il coraggio di raccontare determinate cose e eh no dice che lei non farà parte del, del, um, del documentario quindi insomma si pensa che sia diciamo, la parte raccontata dal, dal manager E quindi insomma, questo, vedremo questo documentario. Per quello, abbiamo fatto la puntata, semplicemente per spiegare il documentario. Qual è la verità? Tuttavia, partite e dal pensiamo... presupposto che la verità non ce l'abbiamo, eh? Perché lo cioè, esatto. vedete davanti agli occhi che la verità non ce l'abbiamo, qui non vi darà nessuna soluzione, eh, Netflix? Cioè però che vi dia no, versione. Ma la versione ve la diciamo noi perché alla fine è quella che questi hanno raccontato su Twitter questi hanno descritto Mario come uno geloso ossessionato dalla gelosia per la moglie che a quanto pare a un certo punto non ce l'ha fatta e si è, si è suicidato, io penso no? però non si va oltre questa versione che sicuramente diciamo, a distanza di dieci anni raccontato un po' così non so quanta credibilità possa avere anche se potrebbe starci insomma non, io ho detto che eh, potrebbero essere diversi motivi però ho detto dall'inizio che io non ero lì non conoscevo questo ragazzo e, e le indagini non sono state fatte e non sono state sentite le persone che conoscevano diciamo nello specifico questa coppia perché non, non hanno fatto le indagini quindi magari sai questo Strano che il matrimonio quando è stato sentito dai giudici? Ah sì, dopo l'ordinanza del fango da gettare su mio figlio. Signora, non la so questa storia. Ripeto, per me io in questo posso essere d'accordo con lei, nel senso che se ha detto una cosa del genere e poi è del fango da buttare, io, ripeto, non ho motivo di non fidarmi. Eh, io l'ho detto prima. Mi auguro che Netflix rimanga, diciamo, fedele a quello che è la loro filosofia, no? Di restituire due versioni senza, diciamo, protendere da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda la storia del manager, come hai detto, poi, detto che fa... tra noi, signora, cioè, se, se spiegano delle cagate, ce ne accorgiamo anche noi, non è che noi partiamo. infatti, noi, signora, noi non ci, è che noi ci interessiamo all'obiettività delle cose e se si dovesse aggiungere una verità, finalmente, ma ben venga, ben venga. Ma infatti, lei forse diversa. pensava che noi avremmo assolto il Raquel, ma non era assolutamente nelle mie ma corde, no. perché comunque la metà delle, delle, di quello che è venuto fuori. In qualche modo è anche responsabilità sua. Però signora Beh, no. dobbiamo dire una cosa. Lei forse poteva avere anche tutto il diritto, insomma, di essere arrabbiata con una sua ex nuora, però, quello che si è scatenato contro questa donna, le dice: Io non l'ho mai detto che. Eh, io non ho mai detto che che lei ha ammazzato mio figlio lei no ma lo dice tutto il gruppo che, che le viene appresso insomma una shitstorm nei confronti di Rachel c'è stata anche molto pesante certo lei la possiamo comprendere tutti in qualche modo però insomma la gente no insomma Rachel in Italia non ha più il nome e cognome dico eh, e mi sembra un po' esagerato perché è vero che noi possiamo tutti empatizzare con lei perché tutti ci mettiamo nel, nei panni di una madre che perde il figlio però se mi metto nei panni magari di una sorella di, di Raquel o, o della madre di Raquel che non abbia più un nome e cognome in Italia non è una cosa bella però è strano l'atteggiamento che ha avuto perché non so, io non penso che in Spagna funzioni tanto diversamente, cioè se tu vieni interrogato no? lei diceva quasi come se si sentisse turbata nelle no? domande, ma quelli stanno facendo un'indagine tu devi rispondere, hai il dovere di farlo perché comunque si sta indagando, non è che mh, risultava quasi alterata no? per quelle domande insistenti, cioè, parlava di morbosità, mi ricordo, no? cioè, ma, eh, ma quella morboso, è la, eh, è quella è la morb... sicurezza che io ha in vorrei... Spagna hanno chiuso, capito? Eh, però io vorrei dire, è... No, eh, so, non, non si però tratta di morbosità, quella... cioè in Spagna come funziona? No? <ride> Se uno ma quella stato... è colpa del giudice, perché il giudice spagnolo avrebbe dovuto ammonirla in maniera più... Più diciamo, forte. ecco perché eh, detto, oh, vedi che stiamo facendo l'indagine, tu devi rispondere. Cioè, perché quello sembra l'atteggiamento, che mh, purtroppo non ha giovato alla sua causa. qua ovviamente non stiamo dicendo, perché secondo me aveva ben altre cose che scorso no, Ma allora, private, mio, intime, a, personali. A 30 anni che fai televisione, 40 anni che fai televisione, lo sai che davanti al giudice devi dire la verità, non è che puoi dire ah, io questo non lo voglio dire. Se si è interrogata, cioè l'obbligo di dire la verità, penso che sussista anche in Spagna. Quindi è sembrata una pantomima tragicomica. Insomma, e, infatti, ripeto, anche il PM ha pensato: Ok, ora torniamo a casa con un'indagine aperta dalla Spagna, e invece questo no ed è stato abbastanza sconcertante su questo insomma nessuno può dire nulla diciamo lei ha pensato anche a difendere la carriera perché mi ero dimenticato il piccolo particolare che lei è una persona famosa cioè dichiarare di comprare droga vera che fa con gli spacciatori e quant'altro non è che giovava la sua immagine di personaggio televisivo e quindi si è celata dietro i non ricordo però capite che a un certo storia... punto cioè se ormai è nero su bianco che tu quei contatti ce li avevi perché ci hanno la copia forense del cellulare estratta dai computer di Mario. Quell'atteggiamento indispettito, perché mi ricorda anche i toni, no? ok? non capirò bene lo spagnolo, ma è proprio l'atteggiamento, il tono della voce, sì. il timbro, non mi accuerdo, non mi accuerdo, non si ricordava niente. La Mazza era come una persona che si contrapponeva no? proprio alle indagini, quindi si è tirata dietro, ovviamente quello, però eh, da qui ad accusarla di omicidio è tanta roba. Cioè, ma infatti... la critica sull'atteggiamento, ci sta, se la merita. Io la chiamo bugiarda perché descrivo il comportamento, non la persona, nel senso lei ha mentito in quella sede. Ma signora, Quindi, lei ultima... ha ragione nel dire che quando non dici la verità è perché nascondi qualcosa, no? Però qui la mole di cose da nascondere poteva essere tantissima, dall'uso di droghe, dall'avere, che ne so, amanti, dall'avere un passato sui social, ehm, insomma, <coughs> poteva nascondere delle cose. Eh che però non portano al fatto che però io lo sai una cosa Monica che non ho mai un capito un ma potevano bugie. deporre per il suicidio è proprio quello insomma che a me ha convinto che potesse essere così una perché cosa se che a me era funge... nelle mani di una stronza di cui lui era innamorato questa fragilità poteva portarlo al suicidio cioè, una è una cosa nuova, male... no, non ho mai capito. Non so se tu ti sei fatta un'idea, ne parliamo un attimino. Qui c'è fatto cosa. caso che quando lei doveva rispondere in merito agli orari, spostava sempre le ore. Ma perché? C'è cioè, a che fine? Eh, ma lì c'è, guarda. Cioè, non è Anche la storia che è andata dal, dallo zio che si doveva operare, insomma, francamente fa ridere. Eh, quindi su questo, guarda. Non, cioè, avevo... non avrebbe non lo è cambiato so. nulla, no? Quel fatto ma di ha spostare... sbagliato anche la, la, la domestica l'orario, insomma, eh, ma anche che... su questo. Ehi la secondo me c'è qualche collegamento, qualche imboccatura, eh? però dico io perché mentire sull'orario se comunque non erano orari, no? quelli là di tipo del giorno dopo no? il ritrovamento? Perché mentire? ci cioè, fa nascere qualche sospetto se tu menti anche del giorno del ritrovamento, no? dove, era, dove sarebbe andata la, la governante lì della casa. È strano che in orari comunque lontani dall'evento potenzialmente omicidale, no? stiamo parlando sempre per ipotesi, tu vai a mentire su uno spostamento nell'arco di due o tre ore perché poi mi ricordo che c'era anche la famosa foto dove lei diceva, non mi ricordo quella foto dove mi è stata scattata che era a casa di un suo amico adesso non mi ricordo bene il cognome spagnolo che aveva questo tizio c'è proprio una foto di quell'uomo pelato con la cicatrice che fecero vedere che lei diceva di non ricordare che era l'uomo che le teneva compagnia la sera prima erano a, a casa di, di questo qui questa serie è poi di bugie comunque ti porta a pensare che Abbia avuto un atteggiamento un po' strano, no? Perché aveva uh, sicuramente qualcosa da nascondere, grazie, ma non, non era l'omicidio. Insomma, Perché, allora, me. però quello che c'è da dire un attimino lo ribadiamo su Santina, come hai detto tu. Non è che Santina abbia mai accusato rachel e il fatto è che ci sia una serie di persone che di propria iniziativa uh, la chiama assassina, diciamo. Eh, e questo non sta bene, purtroppo nasce anche dal fatto perché se tu menti su ogni minimo elemento, no? anche il, la compagnia, il soggetto, cioè perché mentire su una cosa stupida? No? Cosa c'era di male nel dire che tu eri col tuo amico e ti aveva accompagnato esatto. lì? Cioè perché una questo cosa dall'inizio, però. Cioè, eh. Questo noi l'abbiamo detto dall'inizio, ragazzi, che lei ha mentito, cioè, noi, non so se siete arrivati dopo. Abbiamo fatto un discorso, abbiamo detto che se oggi siamo qui è proprio perché non hanno fatto le indagini, ma anche perché tutti i sospetti su di lei fondamentalmente se li è tirati addosso lei. Perché va bene il primo anno, magari che dici, eh? non voglio dirlo, però poi insomma ti... Eh... Sì, insomma, eh, leggevo un po' i commenti e mi sono persa. Comunque, eh, se avesse avuto un atteggiamento diverso, sicuramente poteva eh, insomma, chiarire questa, questa vicenda. Poi, per carità, ragazzi, uno può anche decidere di non riaprire le indagini perché so che mio marito è devastato dal dolore, perché io gli metto le corna, perché è geloso, perché ha un sacco di motivi X, quindi io lo vedo compatibile con il suicidio. Oppure magari so che abbiamo insieme delle pratiche sessuali particolari e quindi io magari decido no, che è meglio così. Però se la pensa in questo modo, piuttosto che lasciare sbattere i genitori in questo modo e dire vabbè, cazzi vostri, le prove ce le aveva perché evidentemente si è cancellato delle foto dal computer o c'erano delle mail, prendeva un aereo, veniva a Palermo e diceva, senti, io non voglio che si riaprono le indagini perché tuo figlio si comportava in questo modo o insieme o era depresso o quello che vuoi e glielo dimostrava. Perché davanti a questo magari anche la famiglia poteva farsi diciamo un'idea uh, un diversa. Non sto dicendo che è così, sto dicendo che sì. trincerarsi dietro il silenzio, davanti a una montagna di cose strane che esistono è veramente insomma difficile per una famiglia cioè accettare una cosa del genere allora io ho pensato anche a questo scenario qui poi visto che c'è Santina è una cosa che è ovviamente un familiare no ci può dire io vedo comunque la famiglia Biondo che è una famiglia eh però, Laura, semplice genuina no anche Mario era, era un ragazzo no semplice genuino era il cameraman, non lì della situazione magari si è trovato coinvolto in un mondo di persone diciamolo no che avevano un tenore di vita diverso rispetto a a soli lavoro era uno spettacolo di un livello diverso, no? Quello di rachel rispetto al suo lui era un cameraman, no? In quel mondo da che l'altro. E allora io posso ipotizzare. Poi, ovviamente, questa è una pura ipotesi che lui, ovviamente, può essendo diventato il marito di una persona famosa, no? Da un altro punto di vista, sia stato coinvolto in un mondo diverso, no? un mondo fatto di determinati atteggiamenti, di de determinati compromessi, di uno status quo diverso, festini. Quello che volete, c'è cioè un tenore di vita proprio diverso, che magari col tempo non è riuscito a reggere perché? Perché ritorno sempre alla base. Mi dispiace dirlo, ma è un dato di fatto essere catapultato magari in un mondo che chissà come è fatto, no? noi ne abbiamo sentite tante, non nel mondo dello spettacolo e quant'altro, con pochissimi anni di conoscenza ha fatto sì che questo ragazzo crollasse perché era venuto magari a conoscenza del passato segreto o anche di un presente. Possiamo pensare Guarda, rispondere... di questa donna che l'ha mandata in crisi, l'ha mandata in tit, non è riuscito più a gestire. Perché se quello che si viene ipotizzato, se sta donna pure aveva i contatti con le droghe, era un mondo che veramente ti sfugge di mano, che ti svuota, no? fatto poi fondamentalmente di cose frivole, scopri quello, scopri quell'altro, scopri quest'altro, i motivi di. Un suicidio ci sono, se cioè, se dovessi fare un'indagine un che è un'atopsia psicologica, vi dico che cos'è, è un tipo di analisi che io faccio nelle condizioni emotive della persona nel momento in cui scomparo, decide di togliersi la vita, una serie di elementi, io potrei configurare questo tipo di contesto no? dal quale scaturisce il tutto, perché vedete che poi trovarsi svuotati dei, bella, dei bei valori, no? che magari la famiglia Biondo ha ah, ah, dato a Mario. E trovarsi in un mondo che potenzialmente da lontano ne ci appare un po' vuoto, no? Il più delle volte, quant'altro. Questo ripeto, sono sempre ipotesi, non sono una persona famosa, ma magari è qualcosa che ha fatto rendere è conto che non che... era la reale vita per lui. E in più si sono messi questi segreti che saranno venuti Però fuori. Non ci parliamo chiaro, cioè parliamoci chiaro, lì è stata cancellata tanta roba da quel computer qua. qualcosa ha dovuto cancellare sta signora da lì io una cosa la devo dire non credo che mh, a chi vuole santificarla no? che non dice queste cose nel rispetto di Mario no, perché se non le dici tu però le vengono a dire gli altri su Twitter mi sembra, diciamo, se a un certo punto queste cose vengono fuori comunque allora tanto vale che ci metti la faccia e ne parli Rispondo a chi parlava, ma in Spagna l'hanno fatto, diciamo, con uh, cognizione uh, di causa, insomma, per difendere Raquel. No, hanno fatto la stessa cosa anche per quella ragazza che, che è caduta, diciamo, da, dal balcone. Ma non solo, anche, anche per quanto riguarda eh, un incidente con degli studenti, insomma, la Spagna in genere con... I con i cittadini non spagnoli non ha, diciamo, questa. Adesso mi, mi arriverà una quella dalla Spagna, ma va bene, però è la mia opinione. Le notizie di cronaca che ci riportano, eh, diciamo, di incidenti avvenuti o comunque omicidi, eh, colposi o meno, avvenuti in Spagna a, a discapito di cittadini italiani, non, diciamo, eh, riportano. Non vengono delle... approfonditi. Eh, esatto, quindi insomma, non credo che dipenda da questo però eh, il problema ma signora io non dubito io non ho detto che suo figlio fosse depresso cioè eh, ho, ho detto che potrebbe anche essere però il punto è che voi avete raccontato che non vi ha detto a dicembre perché litigava con sua moglie quindi se lui aveva dei problemi con la moglie probabilmente non ve l'ha detto quindi insomma quello lo possono sapere solo loro chiaramente oggi la versione di lei conta quanto il il 2 di di pic, insomma, perché eh, arriverebbe un po' troppo tardi. Io, eh, ESA, esatto, io questo diciamo lo, lo dico con molta onestà. Non, ehm, io non assolvo Raquel, dico che è stata, ha avuto un atteggiamento sbagliato e, e poteva chiarire determinate cose se c'erano. Eh, dico soltanto questo, anche la storia del eh, non voglio che la mia vita venga messa, diciamo, sui giornali. Però, cioè, se tuo marito, se tu vuoi far credere che è morto in seguito a un gioco erotico, io non credo che una moglie ci, è, ci faccia, diciamo, questa bella figura, no? Quindi, insomma, tra tutte le versioni, per lei forse era più comodo dire che si era suicidato, piuttosto che parlare di incidente. Io, sinceramente, ha detto tutto il contrario di tutto, quindi. Ma guarda Nadi, io per le mail che avevano pubblicato, no, di cui anche la signora Biondo non ha, non ha, non ha contestato la, la paternità, che forse l'hanno trovata anche negli atti. Credo che fossero all'interno di una relazione eh, che a quel punto non funzionava più. E probabilmente nessuno dei due aveva il coraggio di, di troncare eh, perché comunque insomma anche la storia. Mi, mi scuserà Raquel ma che la sera prima si è andata a accompagnare lo zio per fare l'intervento e no, cioè mi sembra veramente assurdo e allora il gioco erotico non è gioco, è un modo per raggiungere, si parla di gioco erotico ma è un insomma una cosa una pratica di autoerotismo quella è una pratica di autoerotismo e, e, è molto comune rispetto a quello che si vuole credere, però è molto pericolosa. Nel senso che in generale funzionano. Con questo signora non sto dicendo che è quello che ha fatto suo figlio assolutamente. Però, come funzionano quando ti manca l'ossigeno, tu arrivi ad un orgasmo più intenso. Quindi è una pratica molto usata, ma riscontri sul fatto che ehm, la gente muoia per questo, ce ne sono pochi, perché in generale questi casi passano come, come suicidio. No, nudo, no, ragazzi, uno può anche masturbarsi vestito, insomma, questo non c'entra. Eh, però ecco, non c'è un elemento che ti distingue se lo è stato o non lo è stato, ok? E tu lo puoi dire se tu sai che lo fate insieme. Allora, se tu dici è stato questo perché lo praticavamo insieme, alziamo le mani. Però, cioè, o, o dici che lo sapevi, ma a quel punto lo devi assumere. Ma non ci sono dati che possono protendere per il, um, il gioco erotico, ecco. Non, non è dimostrato, però è una pratica comune. Quindi, siccome è una pratica comune... Che insomma gli studi statistici sono pochi, ma parlano che, del fatto che sia molto diffusa. Eh, però è anche abbastanza diciamo, pericolosa. Quindi, insomma, andare a capire se uno voleva uccidersi o stava facendo questa cosa è praticamente impossibile. Però, è autosmentita dal dettaglio che ho detto iniziale, perché se veramente, visto che questa ipotesi qui comunque era stata fatta sempre da Rachel. Poi raccontano di quel fazzoletto lì, vuol dire che lui i fatti suoi lì, da quel punto di vista l'aveva già fatta, era strano questa pratica. Poi ovviamente i maschietti qua in chat che quando uno è a casa da solo c'è cioè, difficilmente, no, si masturba. Però vestito, raccendo, le, devo fare una, le devo chiedere una cosa, visto che lei è qui, perché io avevo pensato, no eh, c'è stato un errore però nella, nella, nel, nel decreto del GIP perché il GIP scrive mm. che in Spagna hanno chiuso per, um, perché si parlava di un gioco erotico, cioè lo scrive il GIP. Io infatti ho pensato leggendo questa cosa che effettivamente in Spagna erano arrivati a questa conclusione e mi sembrava strano perché dico ma come fai a dire una cosa del genere? Quindi lei mi cavolo. conferma che è un errore del, del giudice Aiello sulla ordinanza, no? Ma poi sì, non ti verrebbe no, di farla attaccata dicendo... alla libreria lì? Cioè non si fa, la, è scomodo anche da fare. Cioè comunque, solitamente, nella maggior parte dei casi, viene fatto dove ti puoi sedere. Fondamentalmente, esatto. non è un soffocamento del tipo strong perché, è tipo, un soffoco, ma non troppo. No? Deve mancare l'ossigenazione per un po', ma è, è troppo estremo fatto in quel modo lì, quella pratica erotica. Ma poi ci fu anche una vicina che parlava del, di che aveva sentito dei rumori, no? dove an ansimava. Io poi non so. Uh, per esempio, l'attendibilità di quel test, perché uh, ricordo che è lo stesso test che aveva anche smentito la Rachel sugli orari in maniera molto decisa, no, rispetto. Uh... Cioè, rispetto a come si è comportata Raquel, quella persona lì che ha testimoniato anche, diciamo, a sfavore di Raquel, mi è sembrata molto precisa sugli orari, era sicura di quel che diceva, a supporto, si ricordava tipo di essere entrata a lavoro, non mi ricordo, era una vicina di casa. E lei comunque racconta anche di aver sentito eh, ansimare, fondamentalmente, cioè tipo eh, dei gemiti, però non sì. come quelli che sentiva quando c'erano dei rapporti ma un pochino più intensi, però non ha saputo identificare né di quanti né di chi, cioè, mi pare di aver capito che era un uomo, perciò secondo me si è arrivata anche a questa teoria perché c'era questa sorta di, di testimonianza e boh, mi sembra strano perché io comunque questa cosa proprio la escuto categoricamente, cioè, non è tra le ipotesi contemplabili eh, la morte per incidente dovuta ad autoerotismo, non eh, è proprio da escludere. A me questa cosa all'inizio quando l'ho sentita mi, ho, ho pensato, devo dire, devo ammetterlo, no? che senza leggere, insomma senza sapere il motivo per cui era venuta fuori, ho detto però per parlare di questa cosa, eh, cioè a chi verrebbe mai in mente no? di, di pensare alla all'asfissia auterotica se non ha qualcuno che lo sa. Però poi effettivamente leggendo no, questa storia del del fazzoletto sporco da un'altra parte dal fatto che comunque anche nelle foto che poi sono state mostrate è vero spogliato del tutto no ma completamente vestito e anche diciamo strano eh, insomma questa cosa non, eh, non mi è non mi è diciamo ciao Eleona. leona si sì, l'abbiamo spiegato prima allora, che gli spasmi ci siano, eh, cioè certo, nel senso che la maggior parte dei casi accade, è l'entità degli spasmi che può cambiare. Non è detto che gli spasmi avuti potenzialmente da Mario Bondo siano stati efficaci per compromettere eh, la struttura e tutto ciò che c'era su. Quindi è una variabile che non potremmo mai valutare perché può cambiare. Quindi può essere stato innanzitutto uno spasmo breve e non tale da provocare la caduta degli oggetti. Quindi potenzialmente poteva restare lì, morire in quel modo e lasciare intatto tutto ciò che c'era su. Si è parlato di gemiti, non erano lamenti, si parlava di, anzi, cioè una persona che ansimava. La testimonianza era chiara, utilizzava parole ben specifiche, si parlava di, di, di piacere, lasciava intendere in che c'era un po' il piacere sessuale, però non torna, dai. tutta la dinamica, proprio le modalità, poi se veramente c'era il fagioletto, diceva Monica, è venuto prima, dopo, non ti viene di fare una cosa così estrema quando ti ha calata un po' la voglia, infatti ci cioè, Eh, infatti, uno, cioè, diciamo, ci, arrivi perché... eh, ci arrivi proprio perché, perché sei preso perché al massimo, nel momento in cui hai sfogato, non ti viene più, ecco, diciamo, siamo grandi abbastanza Tutti quanti, penso, quindi non ti viene di, di giocare così. Quindi eh, ragazzi, parliamo di ragazzone di 80 kg. Hai ragione, ma ragazzone di 80 kg pur se è stato poggiato. Alla la, 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 la libreria comunque ha retto, non eh. cambiava nulla, cioè, comunque pensate che la libreria con quella struttura minuta a retto. Comunque lui che pesava. Questo comunque come lo spiegate. Ci cioè, mettiamo anche caso che lui sia stato poggiato lì. Ha Retto comunque il suo peso, ok. Infatti, pa cioè, immaginate che... Che, che man mano poteva anche aver cambiato tipo la posizione nel tempo rispetto a come era stato trovato, potenzialmente poteva scaricare il peso in modo diverso prima. Tuttavia, fatto sta che anche se poggiato lì aveva un suo peso, eh, sì. comunque era lì. Non, non è che, che cambia più di tanto. Sì, ragazzi, fate bene a chiedere, se possiamo rispondiamo molto volentieri alle curiosità, alle cose che vi sono poco chiare, potete chiedere anche quello che magari abbiamo detto prima perché vi siete collegati dopo, non è un problema. Ripetere, Giova, non lo dico così. Sì, scusate, ma il liquido non poteva essere il giorno prima, infatti, ah, sì. per questo diciamo insomma, non... Però il fatto che poi sia stato messo come elemento, mi dicevi tu, poteva sì, essere anche del giorno prima addirittura, quindi ancora peggio, no? che non va a dimostrare quella tesi di uno stato di eccitazione tale da provocarne poi l'incidente. Ma che cosa vuol dire? Cioè che era una fase di, di calore tipo periodo, che era nelle giornate tale da... Fargli fare quel giochino lì, secondo me è impossibile, è troppo strano. Allora, perché ve l'ho detto all'inizio puntato, puntata: ci sono stati dei casi morti per autoerotismo, ma erano tutti in delle posizioni differenti, erano tipo a terra, un po' sul divano, legati sulla ringhiera del letto, in una posizione dove, bene o male, comunque puoi anche un po' godere del gioco. Ci è messo lì alla libreria con le braghe su, no, non l'hai fatto il gioco. Quindi io, questo proprio. Ve lo escludo. Io le foto non ve le faccio vedere, sono disponibili sono disponibili in rete, se andate a guardare, vedete che tipo di struttura c'è come liberi Ho preferito non, non No, ragazzi, oggi perché... non lo sappiamo. Non hanno fatto il problema, Dani. Scusatemi, è quello. Non, ha... non è questo, non hanno fatto uno straccio di indagine, ah. avrebbero dovuto mettere il telefono sotto sequenza, avrebbero dovuto fare determinate cose. A tutela sia della famiglia Biondo, ma sia anche sua perché se indagavano e non c'era nulla, oggi non staremo ancora qui a parlare di questo. Quindi, insomma, a questo vale in tutti i casi. Diciamo di telefonate, poi dopo nulla. le hanno rilevate il giorno dopo. No? Hanno attenzionato quelle telefonate che Rachela aveva fatto a Mario, dove non rispondeva, era luna del giorno dopo. Ma l'aveva detto eh. lei era lo stesso giorno, nel senso perché la morte sarebbe avvenuta nella notte tra 29 e 30, ma era già passata mezzanotte quindi era 30 maggio nell'arco della nottata potenzialmente tra l'una, le cinque, quasi le sei perché anche poi questo orario della, della morte è un po' ambiguo, ma là ci sa, nel senso che quando si individua l'ora della morte si parla sempre di range temporali no, proprio di minuti e ore esatte e eh, quindi poi, Maimo. qualcuno parlava, diceva non si era sentito col fratello? Sì ma allora non hanno preso neanche la... La temperatura del corpo, cioè, non sanno neanche qual è l'orario in cui è morto, cioè, non uh, quello è un dato che è andato perso e non si può, diciamo, ricostruire. Anche lì loro attestavano che poi sono quelle cose che a me hanno fatto, diciamo, cambiare idea in qualche modo, benché la signora Biondo pensi il contrario. Anche la storia del, del cibo, no? E la prima autopsia non ha fatto assolutamente il, lo stomaco, quindi non hanno trovato nulla. Nella seconda autopsia hanno trovato del contenuto gastrico, quindi evidentemente lo aveva consumato due ore prima del, della morte. Quindi la ricostruzione delle Iene e, e ovviamente dei consulenti che e, mh, hanno assistito la famiglia inquadrano, secondo questo dato, eh, la morte intorno alle due perché Mario abitualmente mangiava intorno alle 11. Allora, io questo non lo ragiono né da Monica, né da persona vicina alla Bruzzone, né da persona qui da Fastidio e Me Team, lo, eh, lo dico da giurista, da futuro avvocato, che purtroppo si pone come quella che deve, perché l'avvocato penalista difende, no? Ma chi lo dice? Cioè io posso anche mangiare ogni giorno alle 11, alle 10, alle 9, ma io, visto che comunque quella sera si parla che abbia bevuto molta birra e che abbia consumato, diciamo, cocaina, posso aver mangiato dopo, per togliere l'effetto, diciamo, questa cosa perché sto male, posso aver preso, trovato qualcosa in casa e, e consumarla alle 6 del mattino. Sono questi gli elementi ripeto, non da parte della famiglia, perché la famiglia sta ai consulenti, alle persone che gli danno, diciamo, questa queste 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 informazioni, no? Però io mi pongo come ipotetico avvocato della difesa e dico: "E chi lo dice? Cioè, l'opinione, no? Il dato l'orario della morte non c'è e non si recupererà mai. Ora Perché nessuno l'ha visto mangiare, nessuno ha mangiato con lui, quindi quelle sono quelle narrazioni che guardando con occhio critico ben prima di M.T.M. o diciamo. Iniziato a vedere che c'era una narrazione che portava verso una parte c'era una testimonianza di qualcuno che l'aveva visto, ma non so, penso dalla finestra a suo punto aperta Che si faceva un caffè a mezzanotte. Ma no, ragazzi, era scusa, la vicina mangiato... che sentiva il caffè il rumore eh, della foto. Ah, ma io ho mangiato ho alle sette sette e mezzo, ok? Ho mangiato prima di venire qui. Ma non, ah, non lo sapevo, signora, finita, questo non sapevo. Finita la diretta, io mi vado a fare il caffè quindi. La mia vicina dopo mi vede in cucina, luce accesa, che sto facendo il caffè, pensa che abbia finito di mangiare, ora sono le 23.17, penserà che abbia finito di mangiare tra mezz'ora, ma io ho mangiato. Allora Nina Arven ci aveva fatto un attimino una risposta, perciò avevo sì, messo vai. la domanda. Allora, vai, sulla vai. questione dei wifi era stata fatta a questo punto questa uh, analisi di M-Team, dove si erano agganciati questi due cellulari con varie tempistiche. Io su questo... Non mi spendo, sapete perché? Perché a questo punto io non so il lavoro che è stato fatto da questi qua, come è stato fatto, Non le posso prendere come uh, peso scientifico queste cose, come le siano state valutate da una persona che si era collegata al Wi-Fi, su queste consulenze, io non penso che poi ci sia stato un um, diciamo un continuo riscontro. Se ne era parlato. Ma è un dato, e c'è la signora Santina qui che mi conferà che era venuto fuori, mi sa, all'M Team questa cosa delle connessioni. Ma era il 2013, I ragazzi. 2013, di... non, non pensate alla connessione di oggi, stiamo parlando del 2013, che è tutta un'altra un cosa. Quelle, quelle fantasiose, perché tra l'altro la cosa brutta di M Team, no? È che non si capiva neanche quello che volessero dire. Perché una volta era uno che si era collegato al wifi, che poi era entrato su Facebook di Mario dal suo cellulare. Eccoci, eh, cioè, tutte cose non che. che in... E poi, ragazzi, a voi, quante volte capita che Facebook vi dislochi da qualche altra parte? A me è capitato un sacco di volte. Anche a me, certo. Cioè, proprio... Localizzando anche nelle cioè, province però... vicine. Soprattutto all'inizio, quando c'era questa cosa della localizzazione, quindi stiamo parlando più o meno di quegli anni lì, io scrivevo un post e mi trovavo da un'altra parte. Quindi insomma, non so quanto attendibili potessero essere quei dati. Che allora, poi, al di là di può tutto che, Allora, può darsi che sia l'interpretazione un attimino sbagliata. Perché, innanzitutto, bisogna capire il funzionamento di questo modem. Ok, perché se è una linea di tipo chiuso, veramente ci sono queste connessioni e eh, un telefono si aggancia vuol dire che aveva la password però è la cosa che a me è ancora meno chiara delle altre è che quando avevo seguito inizialmente questa testimonianza poi del um, riguardo alla consulenza di mteam si faceva una differenza che un cellulare è entrato in casa un altro è rimasto fuori alla porta e questa cosa non l'avevo mai capita quindi io la tralascio perché uh, veramente non so come spendere quei dati dell'mteam nell'aggancio di questi dispositivi perché sicuramente sarebbe stato poi Singolare, no? Uh, questa cosa di trovare due soggetti in quel momento collegati in casa e in mare ormai pervenuti era una cosa che veramente doveva essere attenzionata perché lì è morto un ragazzo, voglio dire. Esatto, no, ma Però, questo guarda. Vedendo l'operato, no? Uh, del team di cui ad oggi non mi fido perché stasera si è fatto sputtanare perché. Aveva anche messo nella denuncia il numero di Jonathan Benami, ve lo dico per chi si è perso l'ultimo passaggio, andando a fare delle ricerche, il numero di Benami, col quale ha chiamato la guardia di finanza lì per fare la denuncia, è intestato a Mirko Zeppellini. Tutto a posto, grazie. Cioè, se me potete proprio sparire dopo questa. Quindi io, questa consulenza <ride> proprio non, non è una patacca, come le leggevo di sfuggire a qualcuno. Cioè, vi dico questo cazzaro che ha combinato fondamentalmente. Ah, c'era il numero di Benami intestato a Mirko Zeppellini, tutto a posto, grazie. Esatto. Era, la conferma, era la conferma, proprio definitiva. Con web Machine, M-Team, numero di Jonathan Benami intestato a Mirko Zeppellini. Ma col cazzo ci spieghi come mai i due soggetti sono accomunati? Grazie Mirko. Grazie Mirko. Quindi poi, sei un coglione proprio, Io vuoi fare tanto l'intelligente se è un coglione. Quindi. Niente, esatto. Quindi sulla consulenza di MTim purtroppo è stato un passaggio, una brutta parentesi. E io spero, dico al di là del male che ha fatto a questa famiglia, al di là del male che ha fatto questa famiglia, io spero che non arrechi danno anche dopo. Perché ovviamente, adesso, se qualcuno come M-Team ha sostenuto la tesi di omicidio. Magari qualcuno un po' più timido che ci vuole andare di nuovo su quel tipo di tesi può essere sfiduciato per colpa di questi qui che hanno fatto, cioè di questo qui che ha fatto un cattivo operato. Quindi, io spero veramente che la signora Santina e tutta la famiglia in Spagna riescano a trovare dei riscontri, qualcosa che non è ancora venuto fuori. E noi, lo giuro qua, lo giuro qua, senza essere faziosi, senza avere quello che è successo tutto quello che viene in favore della verità ben venga e ne riparleremo qui, non è che se cambia la teoria tra due mesi tre mesi, quel che sia e io devo dire che adesso credo all'omicidio vergogna, no? Perché io lo faccio con, con leggerezza, nel senso io devo credere ai dati se mi viene fuori un, un nuovo dato ma e dovessi venire a capire ci, ci sarà qualcosa che mi convincerà per l'omicidio, io non mi smuovo più finché non sarà fatta giustizia da quel, da quel punto di vista ma Più di lei, signora Biellone, no, io, signora io ma andrò in... avanti. Cioè, mi metto, cioè veramente. Imparo lo spagnolo per cominciare a criticare cose. Ma che tra l'altro, signora... se avessi il dubbio, io andrò avanti in perterrito. Un po' il carattere l'avete visto, e veramente io cambierò. Ma mi bastano due minuti che mi convinca, non C'è bisogno di fare tante, mi bastano pochi elementi. E a me non mi interessa, io voglio la verità, cioè, io mi metto nei panni di questo ragazzo che potenzialmente è un mio cretaneo, no? La vita che non aveva davanti, io veramente guardo oltre, non mi interessa quello che è stato. Già essere stati vittime di quelli lì è perché ognuno di noi a suo modo è vittima di quelli lì, e quindi io mi sento tutti quanti in questo momento sulla stessa barca finché quelli lì non si fermano se dovesse venire fuori la verità, io sarò tra quelli che la urlerà fino alla fine, finché non sarà assolutamente. giustizia. Ma devo crederlo. Ora io non ne ho gli elementi per crederlo, quindi non ce l'abbia con me se adesso non riesco a farlo. Farei una cosa che è contro me. Cioè sarei proprio ipocrita con me stesso ed una cosa che non mi, non mi viene. Ma la prima cosa, che comunque di qualche dubbio, alcune vicende io ce li ho, però non mi portano all'omicidio. Appena ci sarà un qualcosa... Pure una rilettura delle carte dell'autopsia, qualcosa, perché comunque c'è cioè, quella cosa che non ha spiegato mai nessuno, che è quell'ematoma sulla parte sinistra della testa. Io comunque, signora Santina, glielo dico onestamente, ce l'ho un po' appesa lì. Perché comunque, se è veramente un ematoma ed è accertato che un ematoma da più autopsie, mi pare di aver capito. parte la prima c'è qualcosa che fa ombra. Ok, perché comunque quella botta come se l'è fatta? Se è caduto prima di appendersi, era in uno stato confusionale poi si appese. Comunque c'è quella cosa che nessuno ha spiegato, non riesco a spiegarla io. Quindi veramente, io voglio che si. Arrivi. Ti mando la relazione, Giovanni. Io eh, ho un'idea diversa. Io provo a sentino. leggerla, ma ho. Diciamo, le Al di là che mi sono convinta del fatto che possa trattarsi di un suicidio. Penso che comunque le eh, diciamo, responsabilità vanno ritrovate all'interno della coppia e a comunque un rapporto che ha logorato questo ragazzo che sicuramente se non avesse incontrato diciamo, questa donna non, non sarebbe arrivata a questo gesto. Quindi insomma io non la assolvo assolutamente. Io mi auguro e glielo auguro che eh, non la stiano prendendo in giro. Eh, lei mi potrà dire no, però dico che ci c'è rimasto, cioè ce l'ha fatta. Io glielo auguro che non la prendano in giro perché, per quanto non condivida i vostri modi, vedo il dolore. Sì, signora, ma il problema mi faccia fine il discorso. Io vedo il dolore negli occhi suoi e anche di sua figlia, che era molto legata a questo ragazzo. E quindi, comunque, capisco che voi, diciamo, non, non avrete mai, diciamo, il. Non vi rassegnerete mai a quest'idea, però il punto qual è? Che voi potrete crederlo per et in eterno, no? Però non sempre un omicidio si può dimostrare e io credo che per come si sono messe le cose a Palermo, ma anche per il modo in cui la Spagna vi ha trattato. Ehm sì signora ma lo possono confermare i consulenti ma ci le prove voi siete arrivati agli indagati se ci saranno gli indagati perché io non credo che lei abbia bisogno di qualcuno che le conferma l'omicidio perché lei in cuor suo lo sa e ci arriverà però se voi dopo dieci anni siete arrivati al fatto che avete un movente e degli ehm, e dei, e dei possibili indagati allora io capisco il suo cauto ottimismo vabbè però Monica posso dire una cosa il... se hanno dei consulenti che riescano a dimostrare già l'omicidio ok e quindi c'è l'elemento no, di omicidio no non che lo dice a noi che dico io io i auguro, consulenti no? che confermano l'omicidio già si parte da una base diversa ma perché non... poi, Giovanni ma dopo dieci responsabili... anni come lo trovi? Eh, aspetta però a trovare responsabili da indagare che hanno mentito hanno cancellato e viene messa la tesi dell'omicidio, che okay? è nero su bianco dal medico legale. Diciamo che non è che poi c'è tanto scappo. Se io parto, però, da un motivo di morte dovuto a violenza di terzi, capisci che cosa voglio dire? Dopo quelle bugie, quelle cancellazioni, quelle omissioni esatto. hanno un peso diverso, ok? Se la signora Santini dice che ci sono. Fiori di consulenti che lo confermano, quell'omicidio no, con una Ma anche in Italia c'erano, eh? Per andare, detto, anche Furi, anche per andare a pigliare Rachella, di da guarda, però adesso la tua posizione ha un peso diverso perché hai mentito. Beh, Se diverso, mentivi, però. Eh, Io parlavo diverso, di prove, sì. non di consulenti. Cioè, eh, ok, ci sono i consulenti che lo dicono, ma c'è il movente ci sono gli indagati. Io signora non è che me lo deve dire. Cioè, perché è chiaro che lo, lo sapremo quando lo sapranno gli altri. Se si arriva a questo risultato, bene ma credo che per lei avere questo cauto ottimismo vuol dire che lei già lo sa che è così. E io glielo auguro, perché se ancora si parla del fatto che si cercano le prove sulla base di... Il... Ah, e se lei lo sa, io signora sono contenta di questo, eh? cioè Se ci sono le prove e vi aprono un processo in Spagna, era quello che bisognava fare dal 2017, perché qua purtroppo, anche se trovava i responsabili, non è che l'Italia poteva processare lo spagnolo. Quindi, quando io poco fa le dicevo che ci dovevate andare prima, perché, appunto, le indagini lì vanno fatte. Io aspettiamo, diciamo, questa cosa, e io, insomma, Giovanni l'ha già fatto, dico io... Allora, mi viene in mente un caso. Se io vi dico Bergamini, ve lo ricordate il calciatore? Ok? Ebbene... Là si era lanciato... Quando è venuto fuori che invece poi le cause di morte erano altre, erano passati 30 anni, non mi ricordo più o meno la tempistica, il calderismo, ve lo ricordate, il calciatore, inizialmente è che si era lanciato lui, dopo fuori l'autopsia, dopo tantissimi anni, ha rilevato che la causa di morte è dovuta a un omicidio, l'ha cambiato lo scenario, le persone che prima l'avevano passata liscia sono andate a finire sotto indagine e si sono trovati delle cose, sono passati una trentina d'anni se non vado errato okay? andatevelo esatto. a guardare, se volete par ne parliamo di questo caso qui se si dovesse fare una, una cosa fidanzata. del genere, che una quarta autopsia, dovesse trovare gli elementi, ma eh, l'autopsia Giovanni okay. non la fanno più, dai non dire no. pure tu cose che autopsia, gli no, che fare... degli elementi, degli elementi dell'autopsia che hanno fatto, e c'è un'altra lettura gli ematomi, Allora. che volete voi perché se si parla di consulenze S tecniche sempre... del medico legale tutto il resto, ripeto, prende un peso diverso come è stato in quel caso lì. E io me lo auguro. Allora, io rimango sempre dell'idea che per quello che sono le mole di prove e per quello che sono i risultati di quelle tre autopsie, anche se aprono un processo, indagano qualcuno, difficile che so, arrivi, diciamo, a, a una condanna. Però credo no. Credo che al di là di vedere in galera e tutto quanto, il fatto che già solo in, in Spagna aprano un'indagine a carico di X, quello già è un grosso. Sarebbe un grosso risultato, a prescindere dall'evoluzione. Perché, ragazzi, la Spagna non è tanto diversa da noi. Per essere condannati per omicidio ci, vuole sempre, ci vogliono sempre delle prove. Cioè, cioè al di là di ogni ragionevole dubbio ecco. però se la signora Biondo hanno fatto la denuncia e ci sono degli elementi che provano diciamo, un movente e dei possibili diciamo, eh, responsabili anche qualora non si dovesse arrivare ad un processo già solo il fatto che la Spagna apro l'indagine perché è dieci anni che eh, lascia morire diciamo, il Biondo, la procura di Palermo e tutti quanti quello già sarebbe un grossissimo risultato, quindi. Quindi dici tu può esserci anche il processo a contatto, allora ringrazio Orestio perché ha fatto una precisazione molto intelligente, ha detto lì il caso Bergamini diciamo non era stata fatta ancora disposta, l'autopesia qui ce ne sono, giustamente, però è interessante anche il discorso che facevi tu adesso, andare a trovare ancora in maniera più solida il movente piuttosto che fare il processo inverso no? Che Beh, ma già poi per un'indagine tesa... sarebbe una grossa soluzione, cioè una grossa cosa perché comunque la Spagna l'ha presa come una cosa sul personale insomma quindi non ha mai voluto collaborare è sempre stata diciamo la, le, le, le autorità spagnole noi spagnoli in generale quindi comunque arrivare a questo insomma sarebbe importante poi io eh, Signora, non è che io non le credo, però dopo il mio team: insomma è difficile. Tuttavia io non è che non glielo auguro, io glielo auguro e se così dovesse essere, ma le, la vengo a cercare a Palermo e le chiedo scusa, eh. però a me risulta difficile crederlo perché, ripeto, dopo tutto questo tempo mi sembra strano, ma io glielo auguro con tutto il cuore. Sarei disonesta a dire che ho cambiato idea sulla base di quello che lei mi dice. Eh, però ripeto io le auguro che eh, lei abbia ragione che si sia affidata a delle persone che non la stanno illudendo e mi auguro che comunque la Spagna le dia quantomeno la mh, retta la apro questa cazzo di indagine esatto. faccio queste cazzo di, di richieste che hanno loro che almeno gli provo in un modo o nell'altro che non lascio sbattere le persone, perché comunque il modo in cui hanno liquidato questo caso e tanti altri è veramente vergognoso. Io vi dico una cosa, che se domani... E mio fratello dice sempre che vuole andare in Spagna. Ah, io tremo, cioè, ma, ma sul serio tremo, perché se tu pensi che ti, pu ti puoi trovare in terra spagnola e ti può succedere qualcosa che per forza non deve essere, diciamo... Una cosa del genere e le autorità ti trattano come un cittadino di serie B. A me questa cosa proprio non, non mi piace. Tarronzano, tarronzano. Me ne Se assumo le responsabilità. Ce ne di, sono più di uno di Martina Rossi. Ma non solo, ci sono stati anche ragazzi morti nell'incidente col pullman. Non, cioè non sono Questo solo i casi. Mi sa che era Martina Rossi, si chiamasse proprio la ragazza che cade dal balcone, quella dell'albergo che erano in gita, mi pare di ricordare. Che quindi, però, dopo lì è cambiato il tutto. Eh, però, veramente, non me ne vogliate sia sì adesso non riesco ancora a pensare all'omicidio e spero che si arrivi alla verità, qualunque essa sia. E auguro, ovviamente, alla signora Santini è anche tutte le famiglie no? che hanno a che fare con casi tragici no? di questa portata, sì. di essere sempre a esatto. e di accettare qualsiasi tipo di verità, anche se è difficile, anche se è difficile. Se negli anni l'indagine magari verrà approfondita e questi elementi poi non vengono fuori, no? quindi veramente si va a sviscerare e alla fine si capisce che non c'è un'altra verità e non parlo solo del caso di mario ma anche degli altri che magari in futuro ascolteranno a un certo punto bisogna accettarlo ovviamente non necessariamente ma perché quello poi rende giustizia e se signora allora lei sicuramente adesso è a conoscenza di altre cose di tantissimi elementi e anche magari di sensazioni che ha vissuto in primis perché comunque lei Conosce Mario, non noi, no? Prima io facevo un discorso in generale il fatto. Ma io immagino che la ragazza... signora Biondo potrebbe fare la consulente per quanto diciamo ha studiato eh, perciò, gli atti, le cose, dico, quindi insomma io non. Io ci ho tenuto a precisare, lei non era ancora arrivata, mi sa, all'inizio, il primo quarto d'ora, 20 minuti, la diretta non c'era proprio lo scopo di questa diretta. Ho detto subito nero su bianco eh, che io non ho letto gli atti, però. Veramente ho seguito di tutto, vi ho seguiti tantissimo, ho, ho letto la, qualsiasi tutto quello che c'era potenzialmente, se ne da leggere sul web, anche in Spagna, ho ascoltato le trasmissioni anche spagnole, quel poco che riusciva a capire, con sottotitoli e quant'altro. Cioè, il caso l'ho studiato diciamo per come sono riuscito ad ascoltare anche grazie alle vostre uh, dichiarazioni e io la vedo, la vostra sincera convinzione, quello mi ha fatto male vedervi. Usati da quelli lì per, i, per il loro scopo, quella è la cosa che mi fa più Signora, male Signora, ma quando noi diciamo che non hanno fatto le indagini come dovevano essere fatte, intendiamo proprio questo, eh, non hanno fatto la responsabilità niente. parte da questo, no, io parto proprio stavano... che non hanno fatto niente, sì, proprio su fatto questo niente. guardi. Io non le chiamo indagini, ve lo detto Io posso non, non condividere determinate cose, però non, non la posso, diciamo, condannare o comunque giudicare male per, la per il fatto che non si rassegna a quello che è successo a suo figlio. A me ha ragione, ma io me le dico immagini, la verità: no. ho riguardato il servizio su Discovery e vedere le immagini del matrimonio, vedere questo ragazzo così bello, così gioioso, così sorridente, fa un certo effetto. Quindi mi dispiace, mi ferisce che lei dica che sono prevenuta perché non, non lo è, non è così. E io riguardando questo servizio l'altro giorno perché questo me l'ero perso. E ho detto, mamma mia, ma come si fa? Cioè, però purtroppo a me questo non basta per dire che non può essersi suicidato lui come chiunque altro, perché purtroppo la gente capita in queste situazioni anche quando dal di fuori la vedi, la vedi felice. Quindi insomma, questo però, che, che sia veramente un peccato e che eh, non riusciate a. Eh, a rassegnarvi alla, alla perdita di un figlio in generale, ma di un figlio così che era il vostro orgoglio, lo saranno anche gli altri per carità, però insomma andare fuori, lavorare per, per la televisione, realizzare progetti, riuscire a sposare comunque una donna che col senno di poi forse in qualche modo ha rovinato, ma all'epoca diciamo è stato sicuramente una favola, eh, è terribile, è questo guardi. Per quanto ci sia magari qualcuno che la insulta, ci può essere qualcuno con cui litiga, però dico il rispetto per la perdita e per questo ragazzo che non c'è più, quello almeno da parte mia e da parte di Giovanni non, non c'è mai stato. Si può avere un'idea differente eh, senza per forza dover scontrarsi o non poter avere rispetto. Ha detto bene qualcuno, dice ragione di avvocato. Sì, io in quel senso, diciamo, mi sono convinta. Lì è cambiata la mia, la mia, la mia idea sul caso perché ho iniziato a ragionare da, da avvocato. Grazie, palle woman Grazie un po' a tutti. Io spero che, diciamo così, abbiamo un attimo iniziato la bandiera bianca con la signora Santina. Però, insomma, non lo so. Ne ho sì, sventolato stato, la bandiera bianca. È stato c'è un dialogo che comunque è costruttivo, un confronto, eh, perché veramente eh, è inutile. Qua non, non siamo in uno stadio. Qui si cerca la verità per capire, per avere giustizia, se sì, ci deve essere in tutti i casi e avere un'idea diversa non è un cioè Non è una colpa perché altrimenti potrebbero averla tutti i consulenti che fino ad ora non sono riusciti a dimostrare una tesi omicidiaria. No? Mica lo fanno con cattiveria, lo fanno perché non hanno riscontrato degli elementi fondamentalmente, non l'hanno fatto per andare contro nessuno. No? Anzi, paradossalmente, è brutto da dirsi: se uno dovesse pensare alla pura economia no? del lavoro di un consulente tecnico, dimostrare un qualcosa come un omicidio fondamentalmente una gratificazione, una soddisfazione portare yes. la verità in un qualcosa di così terribile. È brutto da dirsi, però fondamentalmente è quello, uno non gioisce, no? Però consegnare, e parlo sempre in generale, i colpevoli alla giustizia e assicurarli al gabbio, credetemi che non vi dico che vi fa venire gioia, però sentite una sorta di soddisfazione. Io non ho mai lavorato, però quando vedo assicurate la giustizia... I grandi assassini che avete visto durante questi anni dei casi di cronaca. Io non è che esulto così tipo d'assaggio, però proprio una sorta di serenità, una, una giustizia per le persone che non ci sono più, per quelli che continuano comunque a subirla in terra, eh, perché comunque uh, quello si becca l'ergastolo perché è un assassino, ma l'ergastolo peggiore lo beccano le famiglie, gli amici, tutte le persone care alla vittima fondamentalmente, quindi là, è una sorta di non so chiamarla manco gratificazione perché non è il termine esatto, non è il termine esatto, quindi nessuno qui parteggia, non è una lotta di calcetto a chi ha ragione avevo ragione io e visto tipo questa soddisfazione come una scommessa, non è quello, però portare fuori la verità e riuscire veramente a far riposare in pace, perché io ci credo in cuor mio. Che chi ormai ha oltrepassato ed è andato dall'altra parte chiunque ci voglia credere che sia, ognuno ha le sue credenze. No, però ci voglio credere che esista magari un qualcosa che non è terreno. No, quindi mi, mi mette in pace il pensiero che possa essere fatto giustizia. Sarà una mia, una mia cosa, sia vera, o non sia vera, mi mette serenità. Mi piace pensarlo così e quella serenità, io me la immagino che l'abbiano anche le vittime che non ci sono più, perché riposano serenamente. Questo mi fa bene crederlo che esista o no, ognuno avrà il proprio pensiero, per me fa stare bene. Ragazzi, purtroppo, alla base dell'intromissione di dell M-Team, no, nei casi come quello di Mario o altro, c'è proprio una mancanza di, di copertura, insomma, di... di un senso di ingiustizia vissuto da queste famiglie da parte dello Stato però c'è da dire una cosa è vero che esistono quei casi in cui c'è veramente dalla parte della, delle procure menefreghismo o indagini fatti un po' male però c'è da dire che nel caso di Mario la, stavolta noi non c'entriamo niente perché è successo in Spagna no? quindi insomma la mala giustizia come la chiama la nostra amica non c'entra niente e... oppure ci sono altri casi in cui fondamentalmente i genitori e no, signora non parlo per lei eh, non si eh, le risposte ce le hanno solo che non le vogliono vedere e molto spesso magari mh, trovano anche chi ci marcia dietro ecco e il lavoro del bravo consulente ma anche del bravo avvocato è Cercare di dire le cose come stanno, la verità, insomma, senza illudere le persone e portarle avanti con delle storie, insomma, che non ci sono. M-Team, il caro Zeppellini, non è mica il primo, diciamo, senza pudore, che si propone a queste famiglie come il mago di Oz e gli sperpera denari per poi, diciamo, lasciarli sul ciglio della strada, No. E soprattutto quando ci sono casi difficili e ci sono investigatori privati consulenti a volte anche medici legali eh, che chiedono poi uno sproposito in termini economici eh, per non arrivare a nulla comunque non è che quelli sono meno diciamo magari hanno tutte le buone intenzioni però di persone che lavorano dando false speranze alle persone purtroppo ce ne sono Così come, e questo lo dico per voi, lo di cercherò di trovare le parole buone senza farmi diciamo, arrivare a un altro esposto dopo quello di Guglielmelli. No, Anche gli avvocati. Ah, è capitato a persone che si sono trovati in questo dolore, gli hanno consigliato un avvocato, si sono fatti, diciamo, magari dissanguare o magari anche no, anche per quattro spicci, ma hanno trovato magari l'avvocato che in genere fa il civile a gestire un caso che non è competente, no? Oggi purtroppo da tanti anni c'è questa cosa che gli avvocati fanno un po' civile, un po' penale, fanno un po' di tutto per emergere, no? La figura dell'avvocato civilista con la figura dell'avvocato penalista sono due rette che non si dovrebbero mai incontrare perché parliamo proprio di due cose totalmente differenti. E si possono incorrere in danni da una parte e dall'altra, da una parte con i processi penali, ma anche dall'altra parte in termini economici, perché cioè, se sbagli i tempi delle notifiche o altro, tu fai perdere dei soldi ai clienti e non solo. Quindi, comunque, purtroppo in questo a volte non c'è l'onestà intellettuale di dire: Io non ti posso aiutare, e quindi anche lì si può trovare la fregatura. Quindi bisogna comunque tenere gli occhi aperti. Qualcuno ci prendeva in giro l'altro giorno perché andiamo su Google a cercare in tema di immigrazione, no? Anche se poi dopo dieci minuti ha detto: Oh, andate su Google, cercate su Google. Google oggi vi dà tutte le informazioni. Trovate una recensione per tutto. Quindi apritelo. E apritelo anche per i vostri genitori, per i vostri nonni, per i vostri vicini di casa. Cerca... Fa... Fatevi anche i fatti degli altri ogni tanto, soprattutto quelli che non hanno quella possibilità di informarsi attraverso, diciamo, eh, internet e gli strumenti. Questo non vuol dire che dovete prendere internet per un vocolato, eh? perché ovviamente non è così. Però potete farvi un'idea più precisa e più specifica. Esatto, Leoni, questo è pur vero. La concorrenza è spesata, sì? Giovanni, ti sei addormentato? Leggevo... No, questo... no, leggevo i commenti che stasera scrivono tanti commenti lunghi, lunghi, mi piace, poi eh, sono contento perché molti ovviamente ci hanno visto solamente... Diciamo in veste di anti-MTM. Ragazzi, allora, la verità è che in realtà il nostro format di Craindorse prima era esclusivamente dedicato ai casi di cronaca, poi esatto. ci siamo purtroppo trovati investiti da questa cosa. L'unico spazio per comunicare che avevamo era questo qui, quindi molti ci hanno conosciuto pensando di solo di MTM. Però, se cercate anche poi sugli altri canali, noi solitamente quando trattiamo i casi, cerchiamo di sviscerarli. In alcuni casi abbiamo proprio i fascicoli, quindi andiamo ancora molto più in dettaglio possiamo mostrarvi dei pezzi, delle cose interessanti, però fondamentalmente quello che avete visto stasera è il format di Crime Doss e esatto. le tematiche sono tante, ci cioè andiamo a cercare. Un attimino un poco quello che era il viaggio nel movimento che facevamo insieme alla dottoressa Bruzzone che spinge queste persone al crimine, ecco perché si chiama i sentieri del male, perché a volte ci addentriamo proprio in cose anche brutte, no, da affrontare mentalmente, perché fondamentalmente è sempre il perché che Ci sconvolge, che ci attacca e, come ripeto, da sempre non esiste un perché che può essere un attenuante rispetto a un altro, ma esistono dei perché più agghiaccianti di altri. Ok, quindi il perché non è che giustifica poi eh, quello che va a succedere, però ci sono dei, dei contesti criminologici che sono alquanto inquietanti e noi andiamo proprio in maniera molto diretta, avete visto. Ah, si viscerà il caso, ne parliamo con noi. E inizialmente Twitch per noi era un esperimento per dire: ma vediamo che cos'è, come funziona anche sul, sul crime. E, e poi abbiamo cominciato ad amare quello che facciamo. Ce cioè, ne parliamo, non facciamo le dirette come le facevamo magari prima, uh, che ne so, magari su, facendo i seminari, parlavamo da soli. Qui invece c'è la possibilità di parlare, di chattare, di leggervi perché poi comunque voi esatto. condividete tantissime cose curiose. Um, ci proponete i casi interessanti, quindi siete stimolanti ed è un continuo crescere. Quindi ci impegneremo uh, per far sì che il canale vi piaccia sempre di più e che lo sentate sempre di più vostro, cioè questo è l'obiettivo. Farvi passare qualche ora, uh, diciamo, in compagnia. E l'estate scorsa, cioè scorsa abbiamo interrotto, tipo pausa. Io quest'anno non ho intenzione di interrompere, quindi almeno una serata a Settimana, sicuro l'avrete. Io ci sono, farò il possibile per esserci anche quest'estate. Pure un'oretta, un'oretta e mezza, e poi ci andiamo a prendere qualcosa di fresco. Tanto Io domani fa, vi faccio una sorpresa. Ci quindi quest'estate non vi abbandoniamo, ci saremo almeno una volta a settimana, magari se siete in giro, così volete fare la passeggiata già al parco mettete le cuffiette e vi facciamo compagnia tipo podcast, perché se non, non ci guardate ci sentite quindi è, è una cosa anche perché divento addicted quindi poi comunque ho bisogno del confronto settimanale uh, con voi, leggervi eh, e quindi ha una sorpresa Monica domani alle otto e mezza ci vediamo qui su Twitch eh, per parlare con non so se Giovanni ci sei perché oggi non ho avuto tempo per parlare con la dottoressa Papa di quello che sta succedendo. Facciamo una seduta, una seduta comunitaria, no allora abbiamo visto che ci sono tante tante persone che si sono un po' sentite deluse da questa storia che è successa con, con la Bucamelli, no. Eh, alcuni proprio ci hanno scritto in privato dicendo proprio che, che soffrono qualcuno ha lasciato commenti che si sente proprio disperato, che piange e per quanto io la stia dicendo in questo momento che sembra veramente proprio poco diciamo mh, professionale, noi questa cosa la capiamo, io forse un pochino di meno, ma la dottoressa Papa ve la spiegherà e quindi insomma domani sera parliamo con lei alle otto e mezza anche perché vorremmo pensare a un nuovo format eh, per parlare con, con lei, insomma. Eh, io la voglio un po' tirare sui casi crime. Lei, eh, io non la capisco per nulla, Nina, chi è la dottoressa Papa? Eh, lei, insomma, vuole, vuole fare altre cose, insomma, vedremo. Poi abbiamo pensato di... Eh, se la Bugamelli ci lascia in pace per un po'. E facciamo facciamo praticamente Valentina Pizzalis vogliamo portarvi il caso di Valentina Pizzalis perché non lo conoscete almeno non come lo conosciamo noi e ne vogliamo parlare e poi ve l'ho detto voglio fare un bel confronto sul caso della Pifferi con la Papa e con la Gasperini Marco Pantani non lo so Giovanni sì, possiamo portarlo tranquillamente. Mi chiedono se sono del Salento. No, sono nata a Torre del Greco in Napoli, però ho vissuto, un, si può dire uh, quasi tre anni uh, tipo tra Capaccio Pestum Gromola. Quindi, uh, diciamo, no, conosco ragazzi, bene, bene la zona di, cioè almeno quella zona lì. Mi sono spiegata male io. Piangono perché si sentono presi in giro non per la Bucamelli, perché hanno paura per la Bucamelli perché si sentono stupidi di averle creduto e questo senso diciamo di si sentono forse un po' traditi un po' sciocchi insomma questa cosa qua ecco ce lo spiegherà lei io non, non voglio entrare nei meandri di... quindi domani siete alle otto e mezza allora non vi assicuro nulla perché domani sono super se vi raggiungo più tardi altrimenti poi appena aggiungo, vi ascolto io molto molto volentieri quindi vi faccio io da spettatore domani, non vi prometto nulla perché forse domani non riesco, e poi non ci siamo dimenticati, ragazzi. Ve lo annunciamo qua e poi chiudiamo oh, la puntata. Vi liberiamo. Uh, faremo la puntata su quei casi in cui uh, ci sono state, diciamo, le vocine che hanno indicato a persone magari di uccidere per poi. Parlare del delirio di possesso, che è la patologia nel, del credere di essere posseduti, alle reali possessioni. Quindi ah, è vero, dobbiamo fare quella. Noi ve la faremo. E in più c'è un'altra sorpresa che è una cosa che mi piaceva tantissimo, perché anche abbastanza crime, restando in termini di giurisprudenza, non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare del famoso processo di Salem. È un processo che ah. fu fatto a delle donne perché si credeva essere streghe vorrei dire che cosa c'entrerà è un esempio di giustizia malata messa nero su bianco nero su bianco e quindi noi andiamo a vedere dal punto di vista criminologico che cosa è stato su cioè, che cosa è stato messo su ed è rimasto sulla carta quel processo lì e noi ne parleremo ovviamente in termini di crime d'ors, quindi non la favoletta, no, in termini di criminologia, sì, perché è molto molto grave quello che è successo. Ma donna le hai estesi, la conoscono tutti, sono tutti appassionati. Eh, però io lo raccontiamo da un punto di vista molto interessante, sono andato a scavare delle cose, quindi ovviamente ci sarà anche un po' di mistico, però già avete visto noi come affrontiamo i casi, quindi immaginate un attimino che peso potranno avere le cose, non lo vedrete più con gli stessi occhi. E visto che si sta assendendo, diciamo, una community molto interessante con la quale si possono affrontare questi temi che vengono poi presi sul serio con una certa criticità e non diventano fanta forense, ok? E possiamo discutere in maniera molto matura e anche scientifica, anche col, col supporto della dottoressa Papa, abbiamo deciso proprio di dedicare una settimana, un po' chiamiamola dark noir, no? Quella il percorso della Crime Door to Sentiero Buio e quindi mi fate una settimana se, così. Se vuoi partecipare noi siamo sempre, diciamo, contenti di ospitare, quindi insomma, se tra di voi ci sono persone che hanno studiato un caso, o comunque vogliono dire la loro, contattateci, eh. Contattateci, cioè potete venire in live con noi o comunque se non volete, diciamo, Dividere, A Parigi ci insomma... potete condividere delle cose che volete esatto. presentare, diciamo che ce l'avete uh, passata, eh? quindi se, se volete intervenire in qualche modo. Questo vale, per tutti, eh? sì, vale per tutti. Se conoscete un caso e, mh, si può fare veramente kinders in tour, no? che era diciamo un, un vecchio progetto, dove potete raccontarci anche dei casi che avete sentito delle vostre zone e, mh, e quindi parlarne. Vi leggo gli ultimi commenti, poi uh, vi lasciamo. Io non so se Santina è andata via, e comunque la saluto. Uh, diciamo grazie, nel senso che hai tenuto diciamo botte anche un po' di pazienza ai nostri caratteri un po' tossi. Ma credimi, Santina, non, non lo facciamo perché non c'è nulla um, contro di te. E spero che tu prenda per buone le nostre parole, che creda nella nostra onestà. Allora. E... Quando vuoi io volentieri leggerò tutto quello che è da, da, da mandarmi, lo farò Ragazzi, veramente col cuore, sperando che, sperando che uh, veramente si riesca ad ottenere qualcosa e se dovesse cambiare qualcosa ne torneremo qui e ne riparleremo. Buongiorno. Ah, signora Biondo. Eh, grazie, ragazza interrotta. Lidia Macchi, ragazzi, l'abbiamo trattato quando eravamo Viaggio del Movente e lo trovate sul canale dell'Abruzzone. È giusto? Sì. Quindi se mettete Lidia Macchi Bruzzone vi dovrebbe venire fuori. E quindi insomma, va bene. Hanno bussato alla porta? No, palle uomo, qua la porta non bussano. Eh, Sirabiondo, spero che stasera abbiamo un po' diciamo, appianato in qualche modo le divergenze insomma, e che abbia inteso un attimo qual è la nostra idea, anche se diciamo, magari la mia può sembrarle meno diciamo, eloquente di quella di Giovanni. Insomma. Eh, non c'è nessun attrito e, e c'è rispetto da parte nostra per, per quello che è successo e anche della comprensione per... Eh, per la storia diciamo di M-Team anche se io mi aspetto che prima o poi ce ne parli apertamente perché quella ecco è una cosa che io non è difficile per me da, da... non da perdonare perché non, non mi deve niente, niente però insomma aspettiamo anche la sua versione va bene ragazzi guardi, anche non per noi, signora Santina le dico una cosa in merito a questo no? parlando proprio in onestà, molte persone no, che l'hanno vista lì in live ovviamente si sono affidati sulla, sulla veridicità e le dico solo questo, salverebbe non dico la vita ma quasi a tanti ragazzi che ancora sono lì a credere a delle bagianate che, che quando vengono fuori ci soffrono vedere una persona come lei no, che è stata quasi un simbolo no, delle famiglie aiutate da M-Team parlare di M-Team sarebbe tanto e ovviamente prende il suo tempo perché capisco che sarà difficile e può darsi anche che abbia esatto. tanto da raccontare, io non le metto presa. però si ah, ricordi solo, detto prima poi. solo delle, delle mie parole perché potrebbe fare qualcosa di, di buono per qualcun altro e sono disposto a sacrificare quello che è successo a noi da parte per il bene dei ragazzi che veramente potrebbero essere i miei fratellini più piccoli quindi veramente metto da parte me che me sì, la gestisco per i ragazzi più piccolini no ma ci ha già risposto tempo al tempo e per noi va bene così insomma ci sarà un motivo per cui non si è ancora esposta sì. e quindi aspettiamo sì, vedendo diciamo il carattere penso che abbia, abbia qualcosa va bene, ragazzi, va allora bene ragazzi vi auguriamo buonanotte grazie anche a voi per la compagnia sì, e io mi auguro per... che veramente torniate ad ascoltarci anche nelle puntate di Crayndors perché è bello leggervi in tanti che vi sia piaciuto sì. diciamo il format col quale siamo nati quindi spero veramente di rivedervi in grandi numeri anche quando parliamo dei casi non solo di tanto non vi preoccupate che la live sui nostri amici non mancherà perché ci sono altri pezzi della ma storia eh, che vi racconterò ma, molto ma ieri molto ci sono state cinque ore di catania gasperini e palle uomo insomma Sì, seguiti eh, non, fino, fino non abbiamo non abbiamo altro da dire tutti e tre, Vero. poi ero, ero venuto con dieci minuti di scarto, quindi a me è finita dieci minuti dopo. Sono rimasto tipo fino alle due meno dieci a seguire tutto quello che hanno detto. Molto molto interessante. Andatevi a rivedere la live perché veramente sono stati bravissimi a spiegare anche loro con le slide. Il punto, Devo però, ci ritorneremo, ci ritorneremo anche noi, ok? Quindi grazie, e a presto vi vedete domani alle otto e mezza con la dottoressa. Sì. Demma e la dottoressa Emanuela Papa per parlare di questo fuori dal buio, vai, chiamiamolo così. Esatto. Della Quindi io vi auguro buonanotte e a presto, buonanotte ci vediamo domani, ciao. ciao, ciao.